Ok, eccoci qua. Questa sera siamo qui al momento in quattro, dovrebbe arrivare anche una quinta che sarebbe Stefania. Comunque, intanto iniziamo il nostro discorso. Allora, abbiamo questa sera delle grandi appassionate del folklore, giusto? Ecco, infatti la richiesta l'aveva fatto Stefania, che dovrebbe comunque entrare adesso tra poco, spero. Ecco, bene. Allora, abbiamo anche comunque Simo che ha una grande conoscenza, perché abitando a Luxor, ovviamente certe cose dell'Alto Egitto, se non le sai tu, giusto? Ecco. Paola poi che ha vissuto Sì, parecchio, ci cioè hai girato molto l'Egitto, giusto? Hai vissuto ma non è che so tante cose, dai. Di folklore no. E poi Ignorante. abbiamo una grande novità da parte di Marianna, ci vuole parlare appunto di quello che sta scrivendo sul suo folklore. Quindi io inizierei, anche se non è folklore egiziano, però è un folklore, diciamo, che riguarda molto anche la tradizione, tra virgolette, araba, perché comunque ha subito comunque delle influenze anche comunque, giusto? Dici qualcosa, dai, Marianna, di questa cosa, che dopo passiamo al Dai, resto. Dai. No, così magari dopo non mi fate altre domande e forse ma dai, non dovete pensare che sì, facciamo interrogatorio così. no, ma per me è un piacere perché Ma siamo così curiose, capito? sì. Quindi guarda, il folklore rumeno è molto variato. Soprattutto adesso che ho iniziato con le danze gypsy, posso dire, e soprattutto scoperto che appartiene addirittura dal folklore rumeno, perché i zingari da noi sono stati schiavi per 600 anni e quindi ci sono dei documenti che attestano che sono stati liberati. Quindi dietro, oltre il folklore, c'è anche una storia che dice come loro hanno vissuto e come loro ci hanno tramandato quello che sapevano, della danza e il loro divertimento, il loro modo di vivere, anche in base ai mestieri che loro facevano. Tutto parte, soprattutto da questo folklore. Parte dal nord della Romania, vicino alla Moldavia, diciamo il confine quasi con la Russia. E molto interessante che tutti i confini che si confina con la Romania sono molto, molto, molto vicini nelle usanze, nel mangiare. E anche a volte nel modo di parlare, anche se la serbia è una lingua neoslavona, slavona, noi siamo neolatini, però certe parole ci incontriamo molto. Loro praticamente sono in Romania, sono quasi 50 gruppi etnici, 50. Quindi ogni gruppo è difficile da mettere insieme tutte, ma in maggior parte rispecchia sia la musica, le tradizioni, usanze e costumi. Ma per quanto riguarda la danza gypsy, diciamo più di scena, viene molto presa dalle danze del nord, rumene, dal folklore proprio rumeno. Soprattutto sono delle danze che loro riescono addirittura di fare delle piccole scene teatrali dove litigano, dove raccontano quello che succede, come si rubano quando si sposano. C'è tutto basato sulla tradizione. Qui io potrei fare una serie di coreografie del genere perché c'è proprio il racconto di come loro praticamente vivono, che non ci è permesso a noi rumeni di entrare nelle loro comunità. Assolutamente, non ci danno informazioni,
perché sono sempre stati ritenuti lontani da noi, perché essendo schiavi loro non avevano nessun diritto di stare fra di noi. Ma grazie a Dio alla fine dicono che ci sono i documenti che sono stati liberati e piano piano si sono un po' diciamo avvicinati alle nostre comunità. In Romania non ci sono solo i gipsy rumeni, sono i gipsy della Turchia che parlano addirittura il turco, sono armeni, russi, turchi che da un'altra regione, quindi sono due tipi, e praticamente è un miscuglio proprio pazzesco. Anche le musiche noi le riusciamo a capire in base dalla regione da dove loro ci fanno capire che arrivano. Fra di loro non si capiscono quando parlano, quindi usano unica lingua rumena. Non Certo. si, eh sì, se sono della parte della Serbia parlano il serbo e il rumeno, se sono della parte dell'Ungheria parlano il rumeno ungherese, se sono della parte del nord parlano il russo, se sono della parte della Bulgaria parlano il turco, perché è l'unico paese che è più vicino al Mar Nero, Costanza, quindi Tomis, isola Tomis, quindi entriamo anche un po'. Bene, Sì. bene, bene. Quindi è un macello, però è bellissimo perché ci Ma sono tante cose. io direi che la caratteristica delle danze folcloristiche è questa, no? Cioè, Sì. penso che ce lo può confermare anche Simone, giusto? Che nel folklore, anche nel folklore egiziano, noi troviamo una miriade di caratteristiche, dialetti, usanze che si diversificano a secondo i luoghi. Infatti il folklore è così complesso proprio per questa cosa, no? Quindi tante volte si tende a generalizzare, noi in Occidente generalizziamo, però il folklore comunque, il folklore è una cosa che veramente è una ricchezza incredibile. E immagino, infatti sono molto curiosa anche di leggere il tuo libro su questa cosa, anche perché comunque non lo conosciamo. Si Decisa di parla di danza fare. gipsy così generale, ma non si capisce assolutamente Sì. niente che sia, eccetera, no? E quindi, ecco. Il libro, Bene. se lo farò su un altro, diciamo, lo strutturo diversamente, ma per quanto riguarda la danza, lo farò in maniera molto più precisa anche sulla base di danza di carattere, che la danza Ah, ho di capito. carattere è molto Utilizzata. importante su questo. Cioè, Molto. nel senso per poterla danzare, quindi Sì, si è pensata un po'. almeno un minimo di codice che noi ci abbiamo, che la danza di carattere è descritta diversamente dalla danza che è codificata classica. Alcuni passi ci rincontriamo con il sirtaki che non mancherà mai. Certo. Mai. Certo. Altri, Bene. volete sapere altro? Se no, parlate voi del folklore Ma guarda. nostro. Guarda, se hai altre cose da dirci, ecco, è arrivata Stefania. Se hai altre cose da dirci, guarda, io sarei contenta. Dimmi tu. Allora, gli stili della danza folcloristica rumena sono specifici per ogni regione, perché si caratterizza dal temperamento, cioè del vigore, perché non, da noi la danza è molto vigorosa. Siamo fortunati che lo Stato ci tiene così tanto a questo, che hanno messo a disposizione grandi, diciamo, i grandi, diciamo, come si chiamano? Non scrittori, ricercatori. Ricercatori, sì. Ricercatori, di fare una cosa ben precisa per quanto riguarda il folklore e di registrarla nelle nostre, case di cultura, si chiamano. Ah, che bello, Sì, bellissimo. da noi la cultura, quando c'era il comunismo, era obbligatorio. Quindi noi da piccoli, quando c'era l'ora di educazione fisica,
c'era anche lo studio del folklore, dove tu imparavi a cucire anche, che dovevi saper cucire, dovevi saper fare almeno i primi piatti, diciamo, tradizionali, a capire come si fa. E poi 2 volte al mese c'era una riunione dove tu dovevi imparare a ballare, perché quando finiva l'anno scolastico si faceva da mangiare tutti insieme e si ballava. E lì dovevi essere brava a mostrare ciò che hai studiato. Vabbè, io ero sempre prima. Passione Sì, quella di ballare, per forza. ero sempre prima. Infatti mi dicevano, se balli così bene e non passi l'esame, ecco, devi sapere studiare. C'è studiare e ballare, ma ero brava, più brava a ballare, purtroppo. Bene, bene. Bene, allora passiamo al folklore egiziano, cosa dite? Sì, Vediamo sì, sì. adesso. Allora, io faccio una parentesi, poi se qualcuna di voi vuole andare avanti, eccetera. Allora, faccio questa parentesi. Allora, il folklore egiziano è, come dicevamo prima, è veramente molto, molto ricco. Soprattutto noi abbiamo possiamo dividerlo, se così si può dire, ma non sarebbe neanche giusto dire. Parlare di divisione tra danza beduina e danza contadina, cioè quelli stanziali e invece i popoli beduini. Poi abbiamo un'altra categoria che sono i nomadi dei clan delle Gawasi, no? Di cui magari ci parlerà anche dopo Simone, che conosce direttamente i Mazin, no? Ecco, allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che della danza, di queste danze, noi, come è arrivato a noi la danza folcloristica egiziana? Grazie a Masmurreda, che comunque per poterla portare in teatro lui l'ha stilizzata, quindi non possiamo parlare di una danza folcloristica indigena, ma è una danza che è stata comunque stilizzata, resa più adatta per il palcoscenico. I suoi ballerini, pur essendo stati presi dal popolo, insomma, comunque lui li ha istruiti e gli ha dato comunque una sorta di regole, cioè di preparazione alla danza, all'utilizzo dello spazio. Lui ha incominciato a utilizzare anche i movimenti coreografici, perché aveva imparato, ad esempio, dalla danza occidentale, dalla danza classica, anche come fare comunque scambi coreografici nei gruppi. Ecco, e grazie a lui comunque ci sono arrivati comunque delle danze che, se noi guardiamo delle danze indigene, vediamo comunque, io ho pubblicato un video che non mi ricordo più da chi mi era venuto, di danza nubiana, proprio del popolo, che è molto diversa quella strutturata di Reda è portata comunque in teatro, giusto? La musica, ovviamente, lui ha sempre rispettato comunque quello che sono i fondamenti di queste danze, però comunque diverse da quelle che potevano essere quelle originali. Ad esempio, la galla, che è una danza di origine beduina, che però poi si è radicata nella zona del Matrub, che è la parte del Basso Egitto verso la Libia, giusto? Ecco, è una zona nel quale si dice che la galla e questo papperotto, cioè la danzatrice rappresenta questo papperotto che si muove in un certo modo. Ecco perché c'è il gonnellino, il movimento tipico del bacino, eccetera. Cosa ha fatto Reda? È andato con Farida Fahmy, hanno guardato come danzava la galla. Ha ripreso il movimento, il passo di base, e poi l'ha sviluppato facendo comunque delle aggiunte e cose di questo tipo, e gliel'ha fatto ballare a Farida Fahmy. Ho visto comunque un film, che io adesso non mi ricordo come si chiama, nel quale hanno fatto una galla un po' diverso. Era un film proprio dove c'è lo spettacolo della galla, che forse Simone lo conosce, dove c'è proprio una scena in cui ci sono tutti i pretendenti, la ragazza che arriva,
fa tutta una scenetta nella quale lei butta il fazzoletto al ragazzo che ha scelto, eccetera, eccetera, poi il ragazzo lo raccoglie, eccetera. Mi sembrava molto più veritiera come cosa, perché la gala di Reda la vedo estremamente stilizzata, però comunque molto importante, ovviamente, per la storia stessa, diciamo, di questa danza. Ecco, che altro dire? Importantissimo, ovviamente, è la storia, diciamo, antichissima, del combattimento del Tatip, che si è poi evoluto come danza, con Reda, che lui è comunque l'ha mantenuta come danza maschile, non ha mai dato il bastone alla donna. Io ho visto che successivamente i direttori delle troupe hanno cominciato a cedere il bastone alla dama, però è sempre comunque un ritorno all'uomo, no? Mentre il bastone usato dalla danzatrice, allora Simone mi diceva, ad esempio, che non c'è ricordo che le Gawasi dell'Alto Egitto avessero usato il bastone. Mi dicevi questo, vero? Beh, Perché? loro dicono di no, poi ci sono varie storie, Esatto, perché perché sembra su questo. comunque che ci sia, però cioè, non è chiaro. Non è chiara questa cosa, perché probabilmente perché c'è un video, c'è quel frammentino di Sì. video, non so di che anno sia, del 23, 24, che cos'è, dove comunque le tre sorelle erano tre o quattro, no, tre allora in quel video, mi Sì, pare. perché hanno ballato di solito in tre, ma erano più sorelle. Esatto, e avevano questo bastone e avevano anche i cimbali, e bastoni sottilissimi da quello che ricordo. Quindi di conseguenza, chi è che ha usato al femminile il bastone? È stato nel cabaret, giusto? Hanno cominciato a utilizzarlo nel cabaret, quindi estremamente stilizzando questa danza, fino ad arrivare a Fifi Abdo, che l'ha usato con una grinta molto maschile che dava. Probabilmente dava molto fastidio, cioè questo suo modo aggressivo, no, di utilizzarlo. Ecco. Però effettivamente il bastone è un qualcosa che comunque appartiene al mondo del maschile, da quello che si è potuto capire. Infatti il cabaret non viene visto bene per la maggior parte comunque della società. Anzi, di questo forse ci potrà parlare anche Simone, che ci abita beh, vabbè che l'Alto Egitto secondo me è anche più chiuso del Cairo e del Basso Egitto, giusto? Però magari se ci parli qualcosina di questo discorso, di come viene vissuto il folklore, perché il folklore viene comunque finanziato dal governo, un po' come succede anche che ci raccontava Mariana, no? Nel suo paese. E il folklore è comunque segno, diciamo, di identità di un popolo. Ecco. Mentre il cabaret, che è quello che attira di più il mondo occidentale, no? La danzatrice del ventre, estremamente, diciamo, con questi vestiti succinti, eccetera, era quello che comunque il governo egiziano ha sempre cercato comunque di togliere dalla visione dell'Egitto. Però secondo me non c'è riuscito, non ci riuscirà mai, perché comunque è troppo radicato in questa cosa. Bene, allora dai, raccontaci qualcosa di Luxor, di Aswan, cioè di questi posti meravigliosi che ci vogliamo venire. Ecco, Esatto, venite. ci vogliamo venire, dai, raccontaci. Assolutamente, bisogna fare il viaggio. Al Esatto, Mulet, chiaramente, a vedere il Mulet, esatto. che lì c'è tutto concentrato, sia tutto, diciamo, tutte le cose principali che lì fanno di musica e danza concentrato nel Mulet. E così, perché Esatto. altrimenti non è così facile vedere quelle cose se non hai la fortuna che c'è un matrimonio o comunque conosci qualcuno. Certo. E raccontaci un po' la storia di questa festa, di questo che mi dicevi che quest'anno cade nel periodo di Pasqua, giusto? Esatto. Quest'anno il Mulet, quello più piccolo, a Gurna, che è sulla West Bank, cade proprio sì, durante Pasqua, cioè prima di Pasqua.
sarebbe diciamo un periodo di viaggio, potrebbe essere dal 1 al 9 aprile. Ah, E ok. lì sì, è che praticamente, e poi ci sono altri, vari altri, questo praticamente è l'ultimo prima di Ramadan. Ah. Dopo, quando questo finisce, dopo 5-6 giorni c'è Ramadan. Ho capito, E ho capito. cade sempre nello stesso periodo però del mese islamico, no? Per quello sai poi la data che si sposta ogni anno di 2 settimane indietro. Certo, Esatto. fatto. Sì, ecco. Ed è praticamente la celebrazione del compleanno o della morte di quel, diciamo, santo di questo paese. Ho capito, ho capito. E quali sono le danze, diciamo, che vengono, cioè come viene, come si svolge questa festa? Cioè, che cosa, beh, io lo so più o meno, però magari ne parliamo un Sì, pochino. beh, c'è anche una specie di, come si dice in Italia, beh, una specie di Luna Park, no? Comunque allestito, che è anche per i giochi, per i bambini e varie cose. E poi c'è questo, per esempio, questo qua più piccolo, dura 3 giorni. Poi c'è il Mulid Abu al-Hajjaj, che è a Luxor, dove c'è la moschea anche, nel tempio di Luxor, che dura 5 o 6 giorni. Ci sono altri che magari durano una settimana. Ci sono appunto varie tipologie. E c'è sempre, comunque, sempre il tartib, e di solito è i primi giorni, ed inizia sempre alle 4 di pomeriggio. Ah. Alle E 4 di pomeriggio. come si svolge il combattimento di, cioè il finto combattimento di Sì. Tartib? Come si svolge? Cioè, nel senso, Non tanto allora. finta, a volte l'anno scorso c'era uno che proprio si è beccato una botta in testa, Quindi non sanguinava. tanto finto. Ho capito. Sì, vabbè, è finto, però ogni tanto può succedere che, non succede che magari due, che si beccano due, che non si sopportano e iniziano veramente a combattere. Per quello c'è anche il giudice che poi li separa, no? Ah, però, ho capito. Bene, bene. È la stessa cosa, c'è una danza tradizionale in Romania che si chiama proprio la danza dei bastoni, che è tradizionale. Invece la danza dei bastoni, come folklore rumeno, si balla solamente in quella regione, non c'è in un'altra regione, non si insegna neanche in altre regioni. E quelle per prendere il potere, diciamo, del suo paese. Eppure E spesso, Campania. come dice, si chiama la lotta di Malaga. Ho capito, sì, aspetta che è Così, arrivato proprio così. William, è arrivato William. C'è pure in Campania la danza dei bastoni. C'è Ah, una forma di sì. camorriata. Con i Infatti, bastoni è tra uomini, solo tra uomini. sì, E infatti, con io. doppio bastone. Allora, io non voglio usare troppo, però il bastone è un simbolo fallico, giusto? Quindi sicuramente il bastone è legato comunque al concetto del potere maschile. Quindi di conseguenza, ecco perché secondo me il bastone appartiene un po' a tutte le culture folcloristiche nel mondo. È vero, perché ho riscontrato che in altri tipi di folklore, in altre parti del mondo, c'è effettivamente questo. Ecco perché è scandaloso che una danzatrice di cabaret utilizzi il bastone. Finché lo utilizzavano, come poteva utilizzarlo, che ne so, Taya Carioca? Però usato come lo usa Fifi Abdo, con quell'aggressività con la quale lo usa lei, è veramente provocante, è una provocazione verso il maschile, no? Cioè, quindi, ecco. Bene. William, ci sei? Non ti vedo. È lo stesso, dai, anche se non vuoi farti vedere. Ciao! Ciao, ciao. Ecco. Allora, beh, comunque dopo registriamo, quindi vedrai tutta la prima parte, va bene? Ecco. Allora. Niente, diciamo che abbiamo parlato appunto del Tatib, non abbiamo parlato di altre forme di folklore contadino, stanziale, tipo il fellaki, no? Del fellaki che viene, diciamo, è caratterizzato soprattutto dalla parte centrale dell'Egitto, no? Parte, diciamo, contadina attorno al Cairo, in queste zone. Allora, tu parlami
Paola, che conosci un pochino, di folklore? Sì, lo conosci il folklore. Cosa? Sì, ma lo conosco in un modo diverso da quello che dicevi tu prima. Perché forse lo conosci attraverso un musicista, vero? No. Attraverso la galla oppure... in un modo proprio diverso, proprio non so spiegartelo. Spontaneo. Forse. Comunque la danza del bastone... È quello che ci manca, quello spontaneo, perché noi conosciamo quello codificato. Un grande errore, si assimila prima quella cosa del bastone prima, no? Se tu ti ricordi, che ne so, i profeti, c'avevano tutti il bastone l'uomo. Esatto. Si rifà più a quello che non al simbolo fallico di per sé, secondo me. E poi il bastone serve perché batti per terra e scacci i serpenti. Cioè, in un certo è verissimo. In un certo senso, come ti posso dire, non riesco a vedere più le altre, fa niente. In un certo senso è quello. Quando mi dite Fifi Abdu, il cabaret, il tahtib, secondo me facciamo un minestrone che non va fatto. Perché una cosa è il tahtib. Certo, ma io ho fatto una sintesi, ma in realtà l'evoluzione è veramente... Sono cose diverse, l'axbaladi la possono fare sia gli uomini che le donne, e ecco lì Fifi Abdu che la fa la mallema nel l'axbaladi usando il bastone, però non è una concezione di mallema che provoca l'uomo come lo intende la donna occidentale, ma come lo intende la donna medio orientale, la donna egiziana, che ha un modo completamente diverso. Cioè, io ho sentito dire agli stage che lei vuole comandare. No, non è quello, è tutta un'altra cosa. Cioè, il cabaret è una raxbaladi baladi, cioè la ballerina carina che si avvicina al bascia, gli prende il bastone, fa un po' la smurfiosetta e ci gioca, ma non ha nessuna valenza di combattimento del tahtib, sono cose completamente diverse. No, ma non era quello che volevo dire, sai, stavo parlando proprio dell'evoluzione dell'utilizzo del bastone. Cioè... Sì, ma il bastone del cabaret è nato da quello. Dal rasbaladi, dalla rappresentazione di quello. E poi per quanto riguarda il discorso, come ti posso dire, non riesco a... I matrimoni io non vedo quelli di Luxor, vedo quelli dell'Alto Egitto, ma sempre gente di campagna. E Simon, non ti vedo, non riesco a parlare con te. Aspetta, apro, adesso ti vedo. Va benissimo, Paola, perché adesso tu hai visto i matrimoni del Basso Egitto e lei ha visto i matrimoni dell'Alto Egitto. Sempre paese è. Capito? Sempre campagnoli so. Giusto. Sempre... Gente che ha studiato poco e vive di tradizioni. Sempre cocci sono. Il paesano dell'Appennino marchigiano, piamo il paesano dell'Appennino abruzzese, non sta la differenza. Sempre i tratturi fanno, sempre la caciotta fanno, sempre le pecore su e giù dalla montagna portano. Per cui attenzione che a voler troppo schematizzare le cose rischiamo di fare l'errore. Pure il discorso dice in città, no, in città dipende dalla casta, dal ceto sociale, perché il campagnolo che vive in città, il fellaino che va in città e abita in periferia, ma fa le stesse feste che vediamo io e Simone, giusto Simone? Lo straricco colto fa il matrimonio all'Hilton 5-6 stelle, si piglia la superstar, ma i matrimoni di strada, l'ho pubblicato uno ieri, ho pubblicato un matrimonio con la festa tipo Mulid, non so se l'avete visto. Perché non lo metti nel gruppo? Mettilo nel gruppo, quello lì. No, perché nel gruppo ci sono persone che non sono mie amiche, non so se riescono a vederle. Ok, allora io... Lo condivido, vado sotto profilo. No, perché sono parenti
tu non puoi sapere le persone che non ti conoscono poi come ricondividono e mi mettono in difficoltà a me. Chi lo vuole vedere va sulla mia pagina e se lo va a cercare. Okay, va bene, ma è un discorso perché come la donna deve essere velata, io non posso pubblicare la foto. Certo. Simone, sai benissimo com'è, no? Anzi, io oso tantissimo con la scusa che gli faccio conoscere le cose loro belle. Ogni tanto hai visto, metto le poesie scritte mezzo in italiano, mezzo in egiziano, molto profonde. Tu vedi una sfilza di egiziani che mi mettono sotto i commenti. Mica sono sconosciuti, quelli sono tutti parenti, amici di parenti, vicini di casa. Ma sono fatte apposta perché se io scrivo delle cose che ti rispettano, poi dopo tu non c'è da dire se metto la foto di tua moglie che sta seduta al matrimonio, no? Anzi, diciamo, vedi, visto Paoletta mi ha messo. Comunque un'altra cultura bisogna rispettare, non è che è sbagliata, è diversa. E è molto difficile, anche se si conosce da tanti anni, stare sulla stessa lunghezza d'onda, perché il pericolo della gaffe c'è sempre anche dopo secoli, vero Simone? E comunque assolutamente. Gli amici... fino a che non ti trovi 10 coltelli dietro le spalle e dici oddio, ma com'è che mi sono arrivati? Io non ho fatto manco niente. Perché poi è questa la realtà, purtroppo. Ho capito. Ma lo è in tutti i posti che sono molto chiusi su se stessi, per cui anche in certi posti italiani, in certe comunità anche della Romania stessa, i francesi, cioè non è questione... cioè chiunque è molto chiuso e molto attaccato alle proprie tradizioni rischia di fare una finta accettazione del diverso, per cui c'è un razzismo al contrario di fatto. Sì, certo. E Simone, e cosa ci racconti ad esempio del, ad esempio Paola ci ha parlato di queste cose che lei ha visto, questi matrimoni nel Basso Egitto, e i matrimoni nell'Alto Egitto come si svolgono, cioè cosa viene, diciamo, queste occasioni? Adesso credo che comunque siano simili, cioè, diciamo che il fatto che, a parte che prima di tutto deve essere sempre il fidanzamento, no? Poi dopo arriva il matrimonio, poi c'è tre giorni, cioè, poi c'è sempre il giorno dove portano l'arredamento, no? L'afsh, dove portano l'arredamento a casa della sposa, che è quello il primo, arredano, gli amici arredano tutta la casa, mettono su tutta la roba. E poi la sera c'è la festa, non sempre, ma c'è. Poi c'è il henna, che è quello per porta fortuna, diciamo. La notte porta fortuna, comunque sposo e sposa festeggiano separatamente. Sì. Che poi c'è o il mesmar, o c'è il rababa, o c'è il tahtib, dipende. Cioè, ognuno, a volte anche gli amici dello sposo organizzano il tahtib o la danza del cavallo. Quello non è così spesso, ma può anche esserci. E poi l'ultimo giorno... dove, diciamo, la notte X, dove sposo e sposa si incontrano per la prima volta, che è l'ultimo giorno di matrimonio, e lì c'è poi in bianco, la sposa si mette di solito in vestito bianco, poi c'è tutta, ci si incontra a casa dello sposo, poi c'è tutta una sfilza di macchine che vanno a prendere la sposa dal parrucchiere, poi tutta la sfilza di macchine che va a fare le foto. Sono uguali, tutti i parenti che vengono... truccate e pettinate dallo stesso make-up della sposa, tutti quanti. Sì, potete aspettare con anche le ballerine sciabbi, questi stessi parrucchieri. Allora sono uguali i matrimoni. Sì, sono uguali ai matrimoni egizi. Tra l'altro i poverissimi li fanno a casa, quelli che hanno un pochino più di soldi fanno il palco. Quelli che sono una via di mezzo chiudono la strada e mettono le lucette. Esatto, sì. E ci mettono. Guarda che in Italia era così fino a 50 anni fa. No, da noi è ancora così. Da noi è ancora così. Che poi giù dicono così, tra virgolette, quella famiglia rispettabile che comunque non invita la ballerina, non si fa. Ah, ecco, a proposito del discorso di invitare la ballerina, il discorso appunto di queste, diciamo. Questi cortei con ritmo zaffa, con gli strumenti, eccetera. Io ho visto un matrimonio al Cairo
in cui c'erano tutto il seguito delle, diciamo, dei musicisti che seguivano, non c'era la danzatrice però, musicisti che suonavano, eccetera, no? E le spose che arrivavano comunque all'hotel. In questo caso era l'Hotel Mercury, dove io ero perché c'era il festival di Alla Bolela, no? In quel caso. Allora, sì, raccontatemi un attimino il discorso della danzatrice. Danzatrice, il candelabro, la luce, l'utilizzo dei cimbali. Cioè, da dove, secondo voi, che avete comunque un'esperienza diretta, chi chiama questa danzatrice per danzare? Sono cambiate le cose negli anni, sono cambiate completamente. Io sono 25 anni che conosco l'Egitto. Prima anche nei matrimoni popolari c'era la danzatrice e tu distinguevi il matrimonio dell'Alessandrino da quello di origine nubiana, a seconda se chiamavano lo scimmione, proprio l'africano, capito? Che penso da te si veda giù a Luxor, no? Le famiglie, Simon ci sta. Sì, beh, i nubiani non girano così tanto, ma ci stanno anche, sì. No, invece Alessandra è piena, per cui Ma ci dai? sono. Sì, Ma perché dai, sono migrati tutti lì per questioni di ad Alessandria ci sono i lavoro. nubiani, cioè. Tantissimi, Ma anche al tantissimi. Cairo è pieno di Saidi. Già seconda generazione, anche terza. Per cui sono diversi i tipi di matrimonio. Cioè, gli egiziani di 25 anni fa, di ceto medio, medio basso, c'era la zaffa, il corteo, arrivavi in posti con un palchetto piccolo, tipo, che ne so, il teatrino della parrocchia potrebbe essere da noi, lì era il teatrino dell'associazione culturale della moschea, e lì c'era lo spettacolo con la danzatrice e tutta la gente. Adesso non lo vedi più, stai scherzando, Ma adesso chiudono la perché? strada. Ma Perché? ragazzi, c'è stata una rivoluzione, ci sono stati i fratelli musulmani di mezzo, è tutto Esatto. Haram, è tutto Aheb, una brava sposa, i genitori non inviteranno mai la danzatrice, i ricchi lo fanno, ma lo fanno con molta più signorilità, ma puzza sotto il naso, per cui la ballerina è la superstar costosissima. La ballerina sciatta, la ballerina sciabbi, quella che arriva con i zoccoletti, con le unghie dipinte, mezze rotte, mezze no, perché quelle sono le ballerine che si vedevano 20 anni fa. Cioè non la vedi più, e se la vedi, la vedi in campagna. Lì può capitare, ma in campagna del nord, al sud non la vedi. Al sud vedi il tartib, invece Ma sul beh, che ce nord. l'abbiamo anche noi, quella la mia miscia batta, non so se hai visto il video che avevo Beh, fatto. infatti guarda che me ne ha parlato, Simone, che ci sono comunque le Ah danzatrici. no, ci sono. Sì, ma sono proprio pessime, cioè, dai. Sì. E quei hanno tra la canottiera e la gonna un pezzo, quelle più pudiche, più decenti, un pezzo di carne così scoperto. La poscia è quando ballano dalla parte degli uomini, perché il matrimonio c'è una specie di divisore, i matrimoni dei poveri. Da una parte stanno gli uomini, dall'altra le donne, no? La ballerina deve stare dalla parte degli uomini. Vedi tutti questi adolescenti e uomini col cellulare che cerca di filmare sotto le gonne della ballerina, e vedi queste timidissime, cioè neanche scafate come le vedi nei cabaret, no? Perché mentre nel cabaret nessuno le conosce, perché quella di Port Said va a ballare a Luxor, quella di Luxor va a Alessandria, quella di Alessandria va a ballare a Sharm el Sheikh, per cui diventa una cosa che sono più in anonimato, e per mantenere il lavoro e guadagnare sono più spigliate. Invece il matrimonio si vergognano. Si vergognano proprio. E quando tu vedi arrivare una tutta coperta al matrimonio che passa la sala, sta tranquillo che quella ballerina al 100%. E non hanno tutto il trucco che vediamo noi qua, cioè sono molto semplici, pure i vestiti molto semplici. Certi matrimoni quasi gypsy egiziani, perché anche a quelli sono stata, sono al limite del volgare. Neanche col costume orientale, ma con la cosa leopardata, la minigonna, lo zoccolo anni 70, così, le cosce, il triplo delle mie, e io sono cicciona, capito? Però a loro gli piace, stanno lì con questi rossetti tremendi, sbavati. Cioè, c'è un limite del kitsch, non si regolano, non c'è equilibrio.
proprio perché è tutto troppo proibito, perché si è aperta la memoria culturale anche, secondo me. Beh, una cosa che io ho notato ultimamente Instagram, non tanto in Facebook, ma in Instagram, che comunque vedo che comunque molte danzatrici mi seguono, eccetera, e quindi io clicco, mi segue, eccetera. Ho visto che comunque tante danzatrici comunque in Egitto, comunque anche in Medio Oriente, eccetera, ed è caduta molto la danza. Infatti io ho notato questo sbattere il seno in continuazione, girarsi e scullettare davanti all'obiettivo. Queste cose qua sono veramente... Allora, purtroppo devo dire che ho un'allieva che sta facendo la stessa cosa, cioè una ex allieva, non più allieva, infatti non la voglio più. Che fa tette frullate? Che fa tette frullate? Sì, allora, è una cosa che io non tollero, perché non sono una moralista. Però ogni cosa, cioè la volgarità è una cosa, infatti io le avevo sempre detto, attenzione, la volgarità è un attimo caderci dentro, no? Ecco, e ultimamente si stanno vedendo soltanto queste cose qui, e questo non va bene purtroppo. E penso che sia la reazione del fatto che c'è così tanto proibizionismo, tra virgolette. Questa è un'interpretazione occidentale. Scusami, questa è un'interpretazione occidentale. Ma perché si danza così adesso? Ma tu hai mai visto l'intimo egiziano sotto le galapeglie? Guarda Simone come ride, che sa di che parlo. Sì, perché... Giusto? Paola, è lei che ci manda le novità dall'Egitto. Sì, perché non mi sono scappata io a mandarle. No, scherzo. Lei è la prima notte di nozze. È la giornata, io ormai sono vedova, sono fuori dal giro. Oddio. Io ho gli anziani che mi fanno la corte proprio. Ma a parte che poi comunque ricordiamoci che anche Reda, nelle sue coreografie, che mi ricordo la mia maestra, la Zaha Saida, che lei diceva sempre, oddio, non lo posso vedere, che Mahmoud Reda aveva la coreografia che faceva il cerchio grande, no? Con delle donne anche col sedere verso il pubblico, cioè per lui era Ma normale. guarda che comunque il concetto del sedere verso il pubblico non è un problema, No, no. è il modo, cioè, È capito? anche l'altezza del palco rispetto al pubblico, perché una cosa è che lo fai in cerchio in una festa, un'altra è che lo fai su un palco che te lo trovi proprio così, no? Sì, e che Certo, poi esatto. è solo quello, sbattere il seno e scullettare, però non è questa la danza. Ci può stare. Allora, noi guardiamo Dina fa determinate cose, ok? Che possono sembrare provocatorie, però lei comunque quando danza dà tantissimo, no? Quindi di conseguenza, cioè, si porta, diciamo, alla degradazione più assoluta certe cose, certi atteggiamenti che magari in Dina ci possono stare. Ma c'è solo quello, non c'è altro. È questo che a me personalmente dà fastidio. Forse perché vorrei vedere un pochino di, non dico tecnica, di vedere danza. Hai capito cosa voglio dire? Ecco, cioè come ad esempio comunque le danzatrici, diciamo del Novecento, noi trovavamo la danza, la trovavamo. E perché non adesso? Perché non si trova Ci più? sono brave danzatrici che vedi la danza, vedi Sì. Sahara, Ziza, Randa Sì, Kamel, ok. o fa come fa il balla di Randa Kamel, non gli puoi dire nulla. Ma certo, ma sì, ma io sto dicendo, Camelia. ma certo, però dico, perché c'è questa moda? Perché c'è questo modo Ma perché comunque? vanno a fare le danzatrici, le povere egiziane? Lì c'è la risposta. Cioè, scusami, a me il marito mi molla, mi lascia con due ragazzini, per la mia rispettabilità non posso lavorare, per cui la notte la mia amica o mia madre mi guarda i figli perché l'ex marito non lo deve sapere, ma l'ha abbandonata e non gli frega nulla, ma glieli leva i ragazzini a 8 anni se la madre non è degna, quella la notte esce e la notte ti puoi prostituire o fare la ballerina, se di giorno fai Esatto. le pulizie sei una poco di buono perché per la mentalità egiziana fare Non le pulizie... puoi. È una cosa terribile, giusto, Sì. Simone?
Cioè, che cosa vai a fare? Il meno peggio è la ballerina. Cioè, Esatto, ma a parte che ci parlando guadagni anche un sacco di male soldi delle paragonato ad altri mestieri, no? Cioè, ci appunto. guadagni anche di più. Sì, ma non è un parlare male o screditarle, No, poverette, no. perché mi immagino, noi bene o male qui, se ci separiamo, ti trovi in difficoltà, puoi lavorare, puoi essere sola, autonoma. Lì no. Certo. Ascolta, Se ritorniamo non alla hai soldi questione. non ti paghi le lezioni di danza. Ci stanno i Certo. famosi due canali, di cui uno terribile, che Simone conosce sicuramente, in cui ci sono tutti i videoclip della danza, ma sono orrendi. Io qualche tempo fa ho messo quello del Rax Baladi di Campagna, che era molto carina la ragazza, ma ce ne sono alcuni che veramente, tra il rossetto, le minigonne, le forme esagerate, non si possono guardare. E loro poi imitano quello. Come le ragazzine oggi, che cosa imitano? La pubblicità, quello che vedono in televisione. Sì, ma a parte che poi diciamo in Campania, le feste di Campania, tra virgolette, alla fine cioè, non, nessuno è interessato nella bravura della ballerina, l'uomo vuole vedere. La ciccia. Beh, La possiamo ciccia nel dirlo in senso video, pelle nuda, tette perché hanno sedere, le... cioè uguale se balla bene o no, non interessa a Sì, nessuno. ma neanche lo capiscono se balla bene o No, no, meno. appunto. No, io una volta avevo chiesto, aveva chiamato una ballerina Rawasi, e ti porto una che è bravissima. E io dicevo, boh, ormai lo conosco, ho detto, vediamo, perché secondo me mi porta una, ho detto, oddio, orrore totale. Beh, lì va, c'è un certo punto, 25 dico anni io. fa si vedevano ancora brave ballerine in E poi giro. gli dico Non è all'altro. semplice. Dicevo anch'io, no? Che appunto una volta si vedevano comunque, no? Di più, ecco. E A gli parte faccio, quello ma su cui cos'è? hai parlato tu prima, Paola, prima hai fatto dei no nomi cioè, che sono molto importanti a livello mondiale, ma io dico, a parte queste, no, non ci sono le brave ballerine comunque che c'erano una volta. Questo che dico, cioè adesso si cerca Non ci veramente. sono perché c'è repressione religiosa, perché se tu Sì. vai a studiare danza tuo padre ti riempie di mazzate, perché la donna non è libera, la ragazzina nemmeno, ma tutte le ballerine della Golden Era sono tutte ragazzine scappate in adolescenza di casa perché gli menavano, le chiudevano sul tetto di casa, Certo, le certo, hanno certo. violentate, cioè purtroppo è un po' come dire io faccio l'infermiera, no? Le infermiere sono tutte... Perché no? Io non lo sono, la collega mia nemmeno, quell'altra nemmeno, però poi a Roma le prostitute che la notte battevano sul Tevere davanti San Pietro, la mattina finito il turno andavano a lavare i malati al Santo Spirito. Ecco lì dove è nata la nomea che le infermiere sono prostitute, perché le suore non potevano toccare il corpo nudo degli uomini, capito? Nell'assistenza, però i malati andavano lavati. Specie quelli con le infezioni, quelli molto gravi, immaginati la peste, le polmoniti a quei tempi senza antibiotici. Per cui venivano espiati i peccati in parte facendogli lavare i malati a quelle che tanto tutta la notte avevano smaneggiato genitali, almeno lì lo facevano con uno scopo nobile. Sto cercando di dirlo nel modo meno volgare possibile, però è un po' un raffronto simile. Cioè, scusatemi, perdonatemi, ditemelo se No, lo ma faccio nel no, modo. tranquilla. Ascoltate, torniamo un attimino al nostro discorso, perché io avrei tanta voglia di sentire Simone parlare appunto delle Gawasi, quelle che conosce lei conosce, diciamo, l'ultima Mazin, e ci racconti un pochino la sua storia. Mi diceva appunto tempo fa che è rimasta solo lei che danza, perché le sorelle non danzano più. Dai, raccontaci un po' questa storia, dai. Sì, è rimasta solo lei, a parte che anche lei ormai solo insegna, cioè quando arriviamo noi o quando arriva Sara, ormai solo insegna, ha smesso completamente di ballare, non si esibisce neanche più alle feste di matrimonio. Io mi ricordo che era andata nel 2012, mi sembra, era andata a una festa a Kena, festa di matrimonio, lì in mezzo alla pampa, cioè proprio 1 ora e mezza in macchina, al buio, cioè, senza, sai come vanno giù Paolo con le macchine, no? Con la luce, che poi non si capisce come funziona. E in sedute, era troppo forte nel cuore, mi chiama il mio amico, quello che suona il mismar, fa, senti, c'è la festa di matrimonio, vuoi venire? C'è balla Khairia, è un'altra ragazza. Faccio, sì, certo, ma quant'è? Ma 20 minuti, o cioè, è qui vicino, 1 ora e mezza in macchina.
mai fidato dell'egiziano che ti dice è vicino. E poi avevo la macchina tipo, sai, minuscola, tipo una 500, diciamo misura 500. Allora, dietro io e mio amico, io e Khairia, praticamente una sopra l'altra perché era posto per due, davanti lui che guidava, un altro uomo e l'altra ballerina in mezzo, anche uno sopra l'altro. Sì, ma in Egitto si fanno in sette dentro una macchina, si fanno queste cose. E infatti c'era lei che ballava e in quel periodo c'era questa ragazza che era Hanan, e le insegnava la sua danza. E poi alla fine mi sa che avevano litigato e basta, non c'è più lei. Questa Hanan, era anche lei da Wasi oppure... No, lei era una ragazza alla quale lei insegnava e infatti ballava ben con lei. Dovrei avere un video sul mio canale dove c'è lei. Però non, poi sai che anche giù, oggi sei amico amico, baci baci, bau bau, domani non ti sopporto più, dopo domani amico... Sì, normalissimo, sì, normalissimo. Le sì. sorelle di Khairia, c'è Raja, che ancora ogni tanto ballava insieme a lei. Infatti l'altra volta l'ha portata, cos'era, quest'anno? Sì, quest'anno, quando ero giù con le ragazze, ha portato anche Raja al workshop, cioè alla lezione. Sì. Sì, mi sembra che avevano cantato insieme, che fanno anche i pezzi dove cantano, però Raja non ha ballato, era lì, solo lì, è venuta lì così a trovarci, ma... e lei e loro hanno dovuto chiaramente smettere di ballare, come ha detto Paola in un video che c'era precedente, perché si erano sposate, perché se loro non sposano un musicista, un artista, non puoi ballare, devi smettere. Okay. Infatti Khairia mi fa sempre così, matrimonio... ha detto che non è il caso, non vuole sposarsi. Ma lei, sai che lei era sposata, e poi si è divorziata. Ah, ho capito. Sì, perché ha deciso che voleva ballare. E infatti adesso ha smesso di nuovo perché è andata a abitare con i suoi nipoti e non vuole far fare brutta figura a loro perché fanno l'università e così... E balla solo per noi praticamente. Sì, dirgli che almeno che non smetta di insegnare, di fare questo, sì. Perché comunque lei è un personaggio importantissimo. Assolutamente. Sì, infatti. Bisogna fargli capire questa cosa. Hai capito, Margherita, l'importanza, cioè lei per non disonorare i nipoti all'università, certo, ha smesso di ballare. Sì. Certo. Sì, quanto sì, affetto lei per i nipoti, sì, ma quanto obbligo culturale di rispetto per non disonorare la famiglia, esatto, no? Sì. È uguale nelle tradizioni gipsy rumene, uguale. Ho capito, sì, è uguale. Cioè quello che state dicendo dell'Egitto è la stessa cosa. Ma guarda anche l'Italia del sud, del centro-sud, sì, è così. Ma è mica sono zingari. Mica c'è una legge che loro praticamente se la fanno da soli, perché in Romania loro non hanno un tribunale, non sono riconosciuti dal tribunale dello Stato. Loro se hanno un divorzio ci pensa il capo, il Bulibascia si chiama. Bulibascia in rumeno. Quindi quello decide del matrimonio o la motivazione perché si sono separati, specialmente se tradimento. Addirittura la sposa, con le tradizioni ancora più antiche, deve essere mutilata se tradisce il marito, e se non dice la verità deve prendere o la Bibbia o il Corano e mettersi dentro una barra e giurare così. Se dice la verità. Quindi sono delle tradizioni e credenze pazzesche, e ancora oggi funziona così. Comunque nei villaggi del Basso Egitto ci sono le stesse cose che dice da Mariana, cioè sì, nei villaggi molto piccoli, non nelle città grandi, sì, come Tanta o come Port Said, nel villaggetto tipo Shaveya, Sharkeya, ci sono il consiglio degli anziani, sì, sono loro che decidono tutto con l'imam.
l'altra massima autorità del paese, magari il direttore della scuola, che è sempre un uomo, e lì la donna non ce l'ha i posti. Al massimo insegna, ma non è direttrice della scuola. E sono loro, il consiglio degli anziani, che decidono, cioè, decidono vita e morte delle persone. E la violenza delle donne anche giù, no. Giù non lo so, per questo sì, sì. Per quello no, no. Nel villaggio, come sì. Come turismo. Su è diverso, lo conosco non solo turistico, per cui non mi posso esprimere. No, no, anche giù c'è un problema tra delle famiglie o anche tra i villaggi, poi si incontrano, parlano, sì. Decidono cosa c'è da fare. Quando c'è un problema tra gli sposi, decidono i genitori degli sposi. Questo non decide neanche la sposa, cioè se la sposa non vuole più il marito, deve convincere prima i fratelli, ma di brutto. Ma sono combinati i matrimoni, giusto? I matrimoni sono combinati? Sì. La maggior parte. Sì. La maggior anche parte da noi. Sì, quasi tutti. Tutti. In Romania funziona come in Egitto per quanto riguarda la cultura gypsy. Con alcune caratteristiche. Chi è che i genitori impegnano la figlia addirittura dall'età di 2-3 anni? Tutta la comunità devono sapere che è già impegnata. Per quanto riguarda un altro gruppo di etnia, l'età per loro è dai 12, 13, 14 anni. E quello si devono sposare a 15 anni, perché non tutte, diciamo, diventano donne con il ciclo, quindi se non anche in base a quello. E poi la storia del lenzuolo bianco, sì, pure sapete, in Egitto c'è, cioè, pure in Italia c'era, come si era in Italia c'era. Allora, come si compra la sposa? Quanti soldi, quante salve, da noi si dice salve, c'è quella cosa di oro che devono avere addosso e perché. Vabbè, quella è un'altra tradizione che è insieme alla Romania, perché la Romania era c'erano, diciamo, le miniere d'oro, e loro, essendo schiavi, hanno preso tanto oro come lavoratori, perché loro erano schiavi, quindi loro che cosa hanno fatto? In base ai paesi della Bulgaria, che hanno una tradizione, diciamo, dal punto di vista, parlano il bulgaro, quindi sono slavoni, è successo che loro hanno delle tradizioni loro, dove loro si cucivano i ducati, si dicono ducati, quei cosi da oro 24 carate, no? Si lo cucivano, si vestiti come bellezza, si facevano delle cose in testa. Beh, anche le gawassi c'era. Se le attaccavano, cioè in passato, sì, ai vestiti, ma anche addirittura sul grasso che avevano sulla pelle, se le appiccicavano, sì, le monete, sì, quando le venivano date, no? Sì, ma loro hanno preso, gli egizi hanno preso questo tipo di di mettere i soldi addosso, non per bellezza, ma per nascondere, di non portare tutto diciamo ai loro padroni, perché loro erano schiavi, essendo presi come schiavi dai turchi, quindi già sapevano il mestiere di essere, diciamo, che li tenevano anche i turchi sotto schiavitù per fare delle spade, cioè delle armi, perché stavano sempre in guerra sti turchi. Vabbè, sempre. Quindi, è sempre turchi. Praticamente loro sapevano maestrare molto bene i metalli, e quindi loro si portavano questi attrezzi sul fiume, si facevano questi ducati di 24 carati, se li cucivano non sul vestito, all'interno, ma sotto il vestito, all'interno. Capito? Andando avanti così si sono arricchiti d'oro, arricchiti. Quando sono stati liberati, alcuni di loro sono stati perseguitati dalle forze dell'ordine, tant'è vero che anche Ceausescu, alla fine dei conti, prima che moriva, sono stati risarciti con 39 tonnellate d'oro. Quindi erano pieni. Da noi zingari, in Romania,
non sono i zingari che vediamo in Italia, non sono quelli, perché i romani e i zingari non sono così, assolutamente, assolutamente. Quei zingari che sono in Italia, che dicono dei rom così, è tutto un altro mondo, tutto un, cioè un'altra categoria, diciamo. Quelli noi, sai come li chiamiamo quelli? Quelli hanno pure il nome. Le Yezi. Perché? La Yezi. Sarebbe, non hanno né arte né parte. In italiano si dice reietti. La Yezi. In italiano si dice reietti. Davvero? Non lo sapevo questo. Non lo sapevo. E quindi tutte queste tradizioni che noi vediamo, cioè che in Romania si vede, che alcune comunità che sono di più della parte musulmana, che no, da noi si chiama Kali o Ashkali, che sa, Kali vuol dire piedi neri, che si dicono che vengono dall'Egitto. Ma quelli che arrivano dall'Egitto in Romania, cioè parliamo di tanti anni fa, non sono, non hanno la loro musica e loro lo dicono perché è stato proibito proprio per il fatto che loro erano musulmani, quindi non avevano libertà né da parte della loro religione e non potevano neanche portare la cultura dall'Egitto, cioè che loro si sono stabiliti nella Valacchia, perché parliamo di Kosovo, Montenegro, parliamo della parte della Valacchia che è il la Serbia, il confine con il mio paese. Ecco perché sono tutte queste mescolanze così pazzesche. Però quello che loro fanno come danze sono molto molto vicine, come diciamo da quelli della Bulgaria. Cioè della Bulgaria, che la Serbia sono molto molto ricche. Pensate che ci sta anche una tradizione dove, Simone, non ridere, ci sta la danza della capra. Come ci sta l'Egitto? Me l'avevi raccontato una volta. Delle capre attaccate alla cinta, no? Ma domani vi metto le caprette con il rossetto. Sì, perché quello è un'usanza folcloristica rumena. E loro l'hanno portato per attirare la curiosità delle donne di un'altra comunità rom, perché chi in Romania se non suoni bene, se sei zingaro e non suoni bene uno strumento, sei un poveraccio. Sì, infatti è una caratteristica questa della cultura rom, il discorso che la musica e il suonare uno strumento. Io ricordo che sono entrata in contatto con una comunità rom in Emilia-Romagna, ma tantissimi anni fa, e ricordo come suonano gli strumenti, come suonano il violino, cioè è una cosa incredibile, cioè la potenza, no, di questi strumenti. Loro la musica non sono, non vogliono studiarla, ma non perché non gli fa piacere, è proprio una loro cultura che non vogliono che i figli studiano, perché per la madre se non ha cura dei figli è una sciagurata. Si deve preoccupare lei dei figli, della famiglia. E se è magra, passa pure i guai, deve essere bella in carne perché se no passa i guai, deve mangiare. Cioè, come lo devono mettere a mangiare fino a quando quella dice basta, perché se no loro sono sempre preoccupati che se è magra succede qualcosa, è un macello. Certo. Allora, ascolta, torniamo un attimino al discorso delle Gawasi. Parlavo con Simone del fatto che in Egitto, quando sono arrivate le Gawasi, si parla del 1500, cioè più o meno si calcola che comunque ci sono state queste migrazioni, no? Dall'Oriente verso l'Egitto. Non ci sono soltanto, non c'è solo la famiglia Mazzi, ma ce ne sono altri, mi diceva Simone, no? Anche nell'Alto Egitto dovrebbe esserci un'altra famiglia, un altro clan, ma ce ne sono anche comunque nel Basso Egitto, da quello che ho saputo da Hassan Khalil, che mi diceva. Hai
anche il discorso della danza del candelabro, con tutte quelle contorsioni, eccetera, sono tipiche comunque delle gawasi del Basso Egitto, no? Esatto, sì. Ecco. E quindi niente, si parlava con Simon che sarebbe molto bello perché non si sa niente di queste gawasi, non sarebbe bello proprio fare una ricerca su queste cose prima che tutto vada perso, no? Ecco. E quindi nell'Alto Egitto tu mi dicevi che c'è una famiglia, sai come si chiamano? Cioè, conosci No, qualcuno? li conosco, ma non so come si chiamano. A parte che poi lì anche, sai, non si capisce. Perché quello, diciamo, che ti raccontano loro, bisogna sempre prenderlo con le pinze. Perché spesso e Certo. volentieri hanno capito che con quello che raccontano si può guadagnare qualche soldino. Oggi non sono gawasi, domani sono gawasi. Certo. E come Sì. si può verificare se dicono la verità o no, secondo te? Come si potrebbe Beh, fare? devi chiedere alla gente, cioè qualcuno mi ha detto che questi, c'è cioè la nipote, io conosco la nipote e la mamma non balla ma fa la cantante, la nipote balla al Casa Sacafa, cioè al Centro per la Cultura, nel Sì. gruppo, cioè diciamo Reda, no? Nel gruppo folcloristico del governo, di Sì. Luxor, e la nonna era una razzia, Ah, dicono, ok. ma lei è morta, poi volevo intervistarla. È morta davanti al naso, ma quando l'ho detto adesso vado ad intervistarla, purtroppo. I maschi di questa famiglia suonano No, oppure hanno? no, no. Cioè loro avevano ben visto delle foto, però appunto io non sono tanto convinta che sia vero perché io ho capito che da quando lei ha capito, la nipote, che con questo affare si possono fare soldi, all'improvviso anche lei era una rawasi, è una razia. E poi dopo, e prima non voleva che nessuno sapeva che lei ballasse, che lei faceva parte del Casa Sacafa e tutte queste cose qui, sai? Ho capito, sì. Beh, comunque niente, faremo delle indagini, giusto? Sì, perché dovrebbero esserci anche a Komombo, no? Io sono andata un po' a chiedere in giro, ma ancora non li ho trovati, perché anche a Komombo dovrebbero esserci delle famiglie rawasi. Ok, certo. Ecco, niente, c'è ancora, ragazzi, c'è tanto da scoprire, eh? Sì. Però faremo. Ecco, niente. A parte che poi anche nell'Alto Egitto appunto c'è anche il Kaf, no? Ci sono altri tipi di musica e danza, non solo tipico Saidi che conosciamo. Certo. E di cosa si tratta? Dai, raccontaci un attimino. Il Kaf Saidi è un c'è anche il Kaf nubiano, ma il Kaf Saidi quando sei lì la senti tutto il giorno quella musica, o senti il Corano o senti il Kaf che lo lasciano andare nella radio di continuo ed è praticamente più che altro è un canto, un tipo di canto dove il cantante praticamente deve improvvisare su una storia che gli viene detto o lui improvvisa comunque su una storia o sull'attualità, sulla politica, se c'è un matrimonio o su una cosa che gli dicono della sposa e comunque e la sua bravura si capisce, cioè la gente capisce quando lui riesce a cogliere quello che gli volevano far capire, Dire. insomma, le sue l'essenza Ho capito, di sarà quella cosa che gli hanno detto. radio Sì. spettegolesco. E comunque c'è anche un tipo di danza, cioè questa è una danza antichissima, vecchia, che dicono sempre loro quando non c'era ancora la corrente, no? Che si suonava col dof e con la tabla solo. E c'è anche un ballo che possono ballare anche le donne, ma lì maggiormente lo ballano gli uomini, ma potrebbero anche ballare le donne. Ed è un po' più un altro tipo di ballo, non si balla col bastone, si balla in fila o una fila singola, una di fronte all'altra, che si adegua alla musica. E kaf vuol dire palmo della mano, mano. E si chiama kaf perché anche in certe sequenze si fanno proprio i battiti delle mani, no? A seguire. Pure sul Basso Egitto c'è, cioè. E E anche quindi dalla parte della Libia. sì. Sono delle danze che si usano per fare le feste di fidanzamento Esatto, con dei sì, si fa villaggi matrimonio differenti perché siccome si sposano sempre tra cugini, noi non l'abbiamo ancora detto, ma è Sì, tipico che si spesso. sposano tra cugini di primo grado, a un certo punto quando cominciano ad esserci malformazioni e cose, si mescolano i villaggi. Allora queste danze sono le danze di presentazione.
degli uomini e delle ragazze e degli uomini. Gli uomini spesso stanno a cavallo col fucile, no? La danza del cavallo c'è anche per questo. Le donne tutte in fila, vestite un po' tipo le a gala, no? Beh, giù no, giù no. Su, sì. Ah. Ecco, a proposito di danza del cavallo, ci sta anche in Romania, ma non è una tradizione rumena, è tradizione gipsy, zingara, per il semplice motivo. Ma quanto è bello questa cosa che si unisce. È perché i ricchi, no, c'avevano tanti, tanti animali e qualche cavallo ogni tanto aveva un problema. E a loro spesso i zingari gli danno che mangiano la carne morta, gli animali morti, invece no. Che cosa faceva? Ogni volta che si ammalava un cavallo, chiamavano i zingari, no? E dice: vieni che ti do il cavallo perché tu così lo mangi che tanto è morto. Questo che faceva? Capiva che problemi aveva il cavallo, perché a volte, siccome loro non capivano, mangiavano troppo, come si chiama quell'erba che si fa pure la birra? Ah, sì, il Luppolo. luppolo. Il Sì, luppolo. ma ci stanno. Ubriacavano di luppolo. No, no, si gonfiavano, no? Loro allora sapevano dove stava il problema e li guarivano. E non solo. Li dava proprio, a volte erano, quando si sgonfiavano che dovevano morire, sti cavalli erano magri. E allora chiamavano questi zingari. Zingari tutti contenti perché già sapeva dove stavano il problema, perché loro anni e anni che stavano fuori, capiva se era avvelenato, se mangiava, perché loro vivevano così. Li facevano guarire, li facevano ingrassare e poi li portava nel paese a fare la danza. E loro con i cucchiai di legno, per quello loro si chiamano rudari, perché sono proprio artigiani del legno. E facevano questi cucchiai che li vendevano per paesi, parliamo anche del Medioevo, quando c'erano i cucchiai di legno, forchette di legno, tutto di legno, no? E allora facevano queste danze con i ritmi. Sul ritmo turco, parliamo di ritmo aksa, che è molto facile, che loro facevano, cioè ci stava, devo trovare il video però, devo trovarlo, ma mi sa che già ho messo un video su questo, dove loro proprio fanno, se non mi sbaglio, quello si chiama mambutia, cioè nella danza orientale, cioè nel folklore, Bambuteia. mambutia, Bambuteia. Ah, ok. Ma loro sono bravissimi, bravissimi. Allora prendevano questi cucchiai di legno, facevano il cavallo e facevano addirittura il ritmo con la bocca. Capito? E il cavallo andava, ma c'era de delle scene bellissime perché lo fanno ancora oggi certe comunità gypsy, e spesso con quelle che io scappavo, che mia madre ogni tanto mi riprendeva a casa. Rubavo io i vestiti, quindi lasciamo perdere da piccola, giustamente. E il fatto sta che li portava nel paese tutti questi cavalli belli, grassi, belli, lucidi, che li pettinava addirittura. Sai che li facevano? Li mettevano nei Nella coda, capelli, no, nella c'è cioè riviera. la ecco. E fogli di aglio, l'alium, perché così, capito, allontana gli spiriti maligni. Si allontana il maligno. Capito? E quando i padroni vedevano: oh, che bei cavalli, me li devi dare a me, e li compravano, e loro vendevano i cavalli che erano, cioè, Gli avevano regalato. sì, gli hanno regalato. Quindi, oltre a quello, ci sta la danza del cavallo, la danza della capra, la danza dei bastoni, che sì, è stile folcloristico rumeno, ma che addirittura fa parte dell'UNESCO, quindi quello ve lo devo mettere per farvi capire. E addirittura ce l'hanno pure dei
non cimbali, ma delle campanelle. Di legno? No, proprio di metallo. Di metallo? Sì. Campanelle o piatti? O piattini? No, campanelli. Sono dei campanelli, okay. Cioè, piccoli così, che si fanno apposta, fa parte del nostro folklore della Transilvania. Quindi ogni zona ha la danza tipica, non ti puoi sbagliare, da noi no, non si può. Da noi non ce lo sbaglio, non esiste. Quindi, voi che mi hai ricordato del cavallo, e non solo quello, ci sta anche la danza delle ragazze non sposate. E questa è una cosa molto importante perché si sapeva quando si sposano, in base alle coroncine di fiori che facevano, perché vivendo sempre nei campi, sempre buttavano delle coroncine sopra il tetto della casa di qualcuno. Se le coroncine cadevano, non si sposavano quell'anno. Quindi sono delle tradizioni e usanze che lo fanno ancora oggi. E la donna più forte, sempre delle usanze e tradizioni, addobbavano il bue e lo facevano. Si faceva in Italia con la mucca. Davvero, ecco. Quindi lo mandavano nel paese. La donna più forte che prendeva il toro per le corna, quella aveva diritto di scegliersi e di non essere, anzi, soprattutto di essere rispettata. Soprattutto il futuro sposo doveva sapere che c'è carattere forte, non funziona, perché lei ci ha preso il toro per le corna, figurati a lui da dove lo prende. Certo. Quindi è come forma di rispetto. Certo. Beh, vi ho detto tante cose, anzi ci sono tantissime. Ascolta, Simone, del popolo nubiano cosa hai da dirci? Perché so che qualcosa tu hai visto, accompagni i gruppi anche quando si fanno le escursioni, eccetera. Che cosa hai da dirci del popolo nubiano, che delle loro feste, le caratteristiche? Beh, il popolo nubiano, cioè, ci sono maggiormente due tribù, no? I Kenzi e i Fedichi. E ognuno ha il suo dialetto, fino ad oggi parlano il loro dialetto e la lingua solo parlata, non è una lingua scritta, e chiaramente parlano anche tutti l'arabo, ma tra di loro parlano la loro lingua. E nel villaggio dove noi andiamo sempre, ad Aswan, che è Rah Suhail, che è un villaggio che adoro perché è sulla West Bank, praticamente dietro di te ci sono le dune del deserto e davanti c'è il Nilo Azzurro, che lì il Nilo è pulitissimo. Ci puoi anche andare a nuotare e vedi giù fino al fondo. Che bello. Sì, bellissimo. Ci andiamo. Sì, assolutamente. E anzi, lì sono tutte le case aperte. Non so se avevo mai raccontato, penso che avevo scritto un post una volta. Sì, praticamente questo è il villaggio, dicono, il più sicuro del mondo. Chiamalo del mondo, ma comunque più sicuro dell'Egitto di sicuro. Perché lì sia i negozi, che non sono neanche negozi, ci sono solo delle bancarelle, e anche le porte delle case sono aperte 24 ore, perché lì non succede mai niente, non rubano, non ci sono i ladri, non succede niente. Anche le banche, tu puoi passeggiare in mezzo, vai su quella strada dove ci sono tutte le bancarelle, è tutto aperto anche di notte. Loro si fidano al 100% e hanno anche i coccodrilli, e quello sicuramente lo sapete, no? Che hanno i coccodrilli in casa. Sì, infatti. E perché hanno i coccodrilli? Io conosco due versioni. Allora, c'è chi dice che li tengono come porta fortuna, perché è buon auspicio, insomma, contro il malocchio, e altri dicono che loro li prendono da piccoli e li allevano e poi li riportano nel Nilo, che comunque non credo, perché so che perché sono lì attaccati, sai, sulla casa, poretti. Ah, ho capito. Sì. Sì, ma maggiormente, cioè, dicono che li tengono perché portano buon auspicio, no? Proteggono contro il malocchio. E comunque già col malocchio lì bisogna stare attenti, sempre dire mashallah, se no un po' ti sfiga. Perché?
E com'è questa? Sì, perché non puoi, cioè, tu non puoi dire a un egiziano, per esempio, se c'è il vestito nuovo, non puoi andare a dire, wow, ma che bel vestito, perché porti sfiga, perché vuol dire che tu sei invidioso di quel nuovo vestito, perché tu non ce l'hai e porti sfiga, perciò non dici, ma che bello, ma dici, mashallah, e dopo potresti dire, ma che bello, ma dici, mashallah, mashallah, no? Ah, prima, sì. Prima, come... Sì, sì, anche se c'è la nuova macchina, o se entri in casa, o sì, sì, per... E se no te lo dicono loro, perché loro sanno, i turisti non lo sanno, cioè, tu dici, che bello, lui dice nella sua testa, mashallah, mashallah, no? Così, per togliere il malocchio. E, sì, i nubiani, beh, la musica sapete che è completamente diversa. Sinceramente, sì. Io non sono il tipo da musica nubiana, io la trovo un po' noiosetta, perché c'è sempre questo è ritmo. Molto ripetitiva, sì, è vero. Sì, molto ripetitiva. Ma però, ci sono tante forme di musica nubiana. Sì, sì, infatti alcune sono tante forme, tanto. Addirittura ci sono diverse. Io adesso la danza nubiana la conosco così tanto, ma ci sono addirittura, per esempio, c'è anche, come detto, il kaf nubiano, è addirittura diverso il kaf e la musica e la danza della tribù Kenzi, come quella della tribù Fedichi, che sono diversi anche come ritmo e come danza e come musica, anche se è sempre kaf nubiano. Mm-mm. Beh, io ho riscontrato comunque che nella danza nubiana, anche nella musica stessa, c'è tanta Africa nera, cioè secondo me sì, c'è. Cioè, c'è proprio questa, si riscontra tantissimo le caratteristiche appunto dell'Africa nera e quindi ha il suo fascino, sì, noiosetta perché comunque ripetitiva sicuramente, quindi molto diversa da quello che... Sì. Margherita, penso un po' 50 gradi. Cioè, certo. Quindi anche da lì forse dipende anche la caratteristica della danza, perché però c'hanno sempre quel sorriso, c'è denti bianchi, io non lo potrei fare tanto, ma vado a farmi i denti fino a stasera al dentista, lasciamo perdere. È bello. Ascolta, ma ad esempio del beduino, che cosa si sa al giorno d'oggi delle danze beduine, a parte quello che noi possiamo conoscere? Ad esempio, noi sappiamo che gli Emirati Arabi, gli Emiri, cosiddetti Emiri, sono beduini, la loro cultura è beduina, che poi si sono fermati appunto, perché hanno trovato il petrolio, quindi ovviamente... Però degli altri beduini, delle altre popoli, cioè noi ci è arrivato noi il Dabk, ad esempio, libanese, ma non solo, c'è anche il Dabk egiziano, eccetera, che è completamente diverso, un Dabk, quello egiziano da quello libanese, da quello siriano, da quello così via. E, che cosa sappiamo noi? Perché, cioè, ad esempio, io ho riscontrato che in paesi lontanissimi, dove ci sono comunque gli migranti, di origine sirio-libanese, ad esempio in Argentina ce ne sono tantissimi, no? Sirio-libanesi, loro custodiscono tantissimo le loro danze, le loro musiche, il dabk, eccetera, no? Le loro musiche medio orientali. Che cosa è rimasto in Egitto, voi che comunque ci siete stati, di queste culture, di questi popoli che comunque all'origine sono stati beduini, quindi con una cultura molto più chiusa, un po' come si parlava prima dei gipsi, no? Cioè loro comunque, essendo nomadi, hanno una cultura molto molto comunque chiusa e restrittiva, diciamo, verso le loro donne, eccetera. E quindi lo vediamo anche negli stessi Emirati, cioè che le donne non hanno diritti, cioè zero. Ecco, però cosa ne sapete voi di certi popoli in base, diciamo, a quello che, se li conoscete, se siete venuti in contatto, cioè Paola e Simone? Beh, io so che giù, per esempio, ad Aswan c'è il gruppo dei Beja, no? I beduini Beja, o si chiama anche Shalatin, che sono lì vicino, che sono parte dell'Egitto e del Sudan e dell'Eritrea, sono sì. In tutti questi, io personalmente non li ho mai visti, la mia maestra Lazara li aveva incontrati 4-5 anni fa,
e le hanno fatto vedere un po' le loro danze, che fanno quella danza con la spada. Sì, esatto. Sì, quella danza con la spada e quei saltelli, e questi comunque vivono in quella zona, un po' nel deserto. So che mi sembra trattano cammelli, vendono cammelli, ma comunque vivono abbastanza isolati. Esatto, però hanno la loro danza, che comunque è tutta una cosa a sé stante, che non c'entra anche niente con la danza nubiana, è proprio una cosa sì, a parte. Hanno queste caratteristiche. Mm. È ovvio che essendo comunque nomadi che girano tanto, sì, prendono un po' anche dei popoli che hanno nei loro diversi passaggi, sì, però comunque sono molto comunque chiusi e molto... Ma anche i nubiani comunque, no? Che visto che dite, ha detto che... anche i nubiani, la danza nubiana ha preso proprio dai commercianti dell'Arabia Saudita. Sì. Perché loro facevano commercio con quelli dell'Arabia Saudita, hanno preso passi di danza e da loro. Perché quando facevano poi magari insieme le feste, dopo che avevano fatto gli affari, facevano le feste e si sono scambiati sempre passi di danza. Sì. Esatto, sì, beh, diciamo che è la caratteristica dei popoli nomadi, no? Questa, proprio di prendere, diciamo, da... Ecco, e quindi... Bene, e che altre cose... Cioè, tu, Stefania, hai qualcosa da dirci? Aspetta che sei senza... Sì. Forse ne avete già parlato all'inizio, perché io sono arrivata un po' in ritardo. Si poteva parlare del discorso del folklore come è stato visto da Reda, quindi come è stato reinterpretato da Reda. Sì, ne abbiamo parlato della stilizzazione di Reda. Allora, sì, una cosa che non abbiamo detto è che comunque Farida, nei suoi articoli in inglese, lei ha continuato a ribattere sempre il discorso che i suoi, diciamo, ballerini delle troupe, quando sono andate in giro per il mondo a diffondere la danza di Reda, hanno trascurato, diciamo, di divulgare il discorso che la danza, lo stile Reda, è uno stile estremamente stilizzato, che quindi non è folklore indigeno, qualcosa ne abbiamo accennato prima. È un folklore molto strutturato, sia musicalmente, perché la musica comunque che determina anche il movimento stesso, la musica, sia, diciamo, la danza. Infatti, prima avevo accennato all'inizio l'esempio della galla. La musica della galla è puramente strumentale di percussioni, molto molto semplice. Se noi prendiamo la galla di Reda, addirittura escono i violini, esce l'orchestra, cioè, quindi è la musica stessa che mi porta a fare movimenti anche ulteriormente diversi, no? Perché era quello che voleva lui, essere scenografico, fare un discorso adatto, diciamo, a una classe sociale più elevata, borghese. Giusto, Paola? Mi confermi? No, ecco, perché... Non voglio fare la signora, no. Non voglio fare la signora, no. Ma Reda è Reda. Sì, è un'altra cosa, non è folklore, non ha preso sto dicendo che non è folklore indigeno, sto dicendo che folklore... Come oggi dobbiamo parlare di folklore? Ritiriamo fuori Reda un'altra volta? Sto zitta. Ah, beh, comunque, ma sì, per fare la differenza, cioè nel senso per fare la paragone, no? Perché comunque tanti pensano che quello che fa Reda sia il folklore. Nel mondo si pensa che lo stile Reda sia quello folklore, non è vero. No. Infatti, Farida continua a ripetere la stessa cosa. Così come la cosa più sconvolgente è che la gente pensa che la melaia, la danza con la melaia, sia una danza indigena folcloristica. Porca la miseria, no! Non è una danza folcloristica la melaia. E lei continua a ripeterla questa cosa, ma sarà perché la gente non legge, sarà perché la gente non lo sa. Il discorso è che la danza con la melaia è un'interpretazione di Reda. La Scandrani. Sì, no, la Scandrani. Allora, attenzione!
La danza Scandarani è quella, diciamo, delle zone appunto del Delta Cielo, però c'è anche una Melaia del Cairo. Mm-hmm. Che cosa significa questa? Significa che la danza con la Melaia è tipicamente una danza baladi, è l'interpretazione della Mint. La Mint che sarebbe la ragazza egiziana che esce di casa e le sue movenze si coprono. La Melaia beduina con la Melaia più pesante. E poi c'è anche la Melaia beduina. Ma infatti la danza con la Melaia non è una danza indigena, è un'interpretazione di movenze tipicamente della donna egiziana, però non è indigena, cioè non è come può essere Saidi, come può essere il Fellahi, come potrebbe essere, cioè così via. Il Fellahi è stato inventato da Reda, non esiste la danza Fellahi. Quella è un'interpretazione di Reda, infatti lui ha fatto tutto il suo giochino con la propria. Perché? Le ragazze che vanno a raccogliere l'acqua nel fiume, eccetera, eccetera. Sì, sì, anche quella è un'interpretazione, infatti. Non esiste la danza Fellahi. Reda che ha fatto la danza... Il ritmo Fellahi, ma non la danza. Sì, certo. Non esiste. Sarebbe un'altra cosa da dire, ma forse ci vuole tanto tempo per approfondirlo. Cioè, dal punto di vista dello studio del folklore... Per dei ballerini che vogliono studiare il folklore, come si può approcciarsi? Quali sono gli insegnanti o le scuole? Quali sono i canali dove si riesce a trovare, dove si riesce ad imparare il folklore? Perché finora, diciamo, abbiamo parlato del folklore vissuto dalla gente del posto, quindi quello che si può andare a vedere se si fa un viaggio in Egitto, così. Certo. Però sarebbe interessante capire come si può imparare questa cosa. Sì, quali potrebbero essere i metodi? Giù in Egitto ci sono diversi posti, ci sta per esempio il gruppo di folklore di Stato al Cairo, c'è un gruppo di folklore di Stato a Tanta, credo ci sia pure a Luxor. Ma in quasi, in qualsiasi... ci sono le scuole che insegnano ai bambini, poi ci sono gli insegnanti autoctoni, che fanno parte o della troupe Caoleia o della troupe Reda che possono insegnarle. Certo, cioè, certo. Imparare da chi è di lì. Sì, ma poi... fammi fare la pignola di nuovo, che io dico non solo imparare da chi è di lì, ma imparare la danza... Sì, cioè la danza da dove viene sto tizio? Cioè non imparare il Saidi da uno che è nato al Cairo e è cresciuto al Cairo, ma lui lo può anche imparare col Reda, però si vede che non è Saidi. Cioè certo. Proprio se facciamo i pignoli, no? Certo. Però... Infatti ragazze, io vi porto la mia esperienza personale quando ho iniziato a ballare alla fine degli anni 80. Allora, io ho iniziato... gli studi che avevo fatto, allora ho iniziato a ballare con gli stessi comunque egiziani che c'erano a Bologna quando io facevo l'università, facevano le feste eccetera, e ho iniziato anche con Leila Haddad, che lei è di origine tunisina, però lei il suo studio della danza egiziana lo andava in loco, cioè lei so che è andata comunque nell'Alto Egitto, ha conosciuto, cioè ha studiato proprio sul posto, infatti era quello che mi diceva sempre Leila, cioè bisogna andare proprio nei luoghi dove si fa questa danza. E quindi lei era molto rigorosa sul concetto di folklore, tantissimo infatti. E grazie a lei ho appreso anche molte cose, diciamo, del sentimento baladi, della donna egiziana, cioè il modo di essere, perché effettivamente lei ovviamente ha vissuto, diciamo, in una famiglia borghese, perché suo padre era siriano, sua mamma è tunisina, la nonna egiziana. Grazie alla nonna egiziana ha avuto comunque tante cose. Però comunque è lei che mi ha trasmesso questo discorso, dobbiamo andare in loco per imparare esattamente. Quindi ci possono stare dei maestri di folklore bravissimi, per carità, però il problema è quello che ha sempre ribattuto Farida, l'errore che hanno fatto, diciamo, i ballerini che sono usciti dalle Rede Troupe, delle diverse Rede Troupe, è quello di portare e divulgare delle cose che in realtà non sono vere, cioè non corrispondono a quello che è la realtà.
Perché effettivamente la realtà di Reda è una realtà che è da situare tra gli anni 50 e 60, quando il governo egiziano aveva chiesto a Reda di portare una danza adatta alle famiglie, che possano essere viste dai bambini, dalle famiglie, dalle persone per bene, come dice il governo, no? Ecco, in teatro, e contrapporsi all'immagine del cabaret, della danza del cabaret, ecco, e del Rakshaki, cioè perché si cercava di sostituire una visione dell'Egitto. Ecco, quindi lui è stato costretto, e questo lo dice anche Farida, costretto anche a togliere tante cose forti dei movimenti di bacino, eccetera, e quindi tutto è stilizzato, tutto. È bellissima la danza di Reda, infatti io adoro Perla Elias Nemer, perché è una bravissima interprete comunque dello stile Reda, e anche se poi lei ha il suo stile, eccetera. Però effettivamente non è il vero folklore quello, non è il vero folklore. Quindi leggiamo quello che dice Farida, che lei ce lo dice questa cosa qua, ce lo dice infatti. Se noi pensiamo che Reda addirittura, oltre che avere studiato tanta danza classica, prima ancora è un atleta di ginnastica artistica, quindi comunque con una cultura, diciamo, fisica della danza completamente diversa. Ecco, che cosa avete da dirmi voi? È anche vero che la danza folcloristica, quella proprio originale, insomma, quella che si balla tradizionalmente in Egitto, è difficile da portare a teatro. Ma non si può portare in teatro, è un altro discorso. Cioè, il discorso in teatro si porta una danza stilizzata, si portano delle coreografie, si portano degli scambi coreografici, un lavoro di luci. Infatti, un conto è la danza per il teatro, un conto è la danza folcloristica delle feste, del Mulid, della festa di paese, del matrimonio, che ne so, ecco. Sono due realtà completamente diverse, però non possiamo noi insegnanti che insegniamo il folklore dire questo è il vero folklore se noi facciamo il folklore a teatro. Infatti non a caso anche Nesba dice questo è folklore scenico, lo rimarca Nesma quando parla appunto del folklore. Nesma giustamente parla proprio di stile Reda, e quindi lei è molto corretta e molto chiara, cioè Nesma insegna proprio lo stile Reda, non il folklore in generale. E sì, ma lo dice che è un folklore scenico, che non è il folklore vero, cioè è un folklore stilizzato effettivamente. Ecco. E sì, però diciamo che... Sì. D'altra parte, dicevo, la cosa importante da dire è che tutti i grandi ballerini egiziani dicono che il folklore è la base assoluta della danza, anche la base per i Rakshaki. Vabbè, sì, ovvio. Non può essere ballerina se non ha studiato il folklore. Certo. Quindi questo, ecco, sì, infatti... è l'altro aspetto, diciamo... Allora, ad esempio, sia nel folklore indigeno, io lo chiamo indigeno per caratterizzare il folklore proprio tipico della gente, no? Sia l'indigeno che l'esempio Saidi, sia quello indigeno che quello che si porta in teatro, hanno la caratteristica che hanno un radicamento a terra, uno scarico del peso, che è tutto particolare. Io difficilmente lo trovo quel radicamento, quel grounding, lo chiamo con un termine un pochino complesso, però quel grounding lo ritrovo ad esempio in tanti balli, cioè in tanti rakassaia che vedo in giro, eccetera. Perché questo? Infatti non a caso molti pensano, beh, io adesso faccio uno street shabby, un maraganat, no? Fanno delle cose orrende. Il maraganat ha un fondamento, la radice, è un ballo, il maraganat, proprio dei ragazzi di periferia, cioè ha il radicamento tipico del Saidi. Se io non ho quello, non posso fare street shabby, secondo me.
Infatti si sta pubblicizzando. Sì, io ho notato che comunque ci sono tante cose, anche il saltino, anche i movimenti, cioè certi movimenti di cadute, no? Che sono proprio. Ecco, infatti io vedo delle cose che sono bruttissime purtroppo, proprio perché non si conosce bene il folklore. Si fanno le cose perché, ah, che divertente, lo strisciabile è divertente. È difficilissimo lo strisciabile, secondo me. Fatto come Beh, se... sì, ma a parte che poi strisciabe e maharajanate è già tutta un'altra cosa, che non è neanche Sì, shabi. Cioè, no, nell'egiziano infatti. normalmente ti dice no, questo è maharajanate, non è shabi, per loro sono già due cose diverse. Sì, Ah. esatto, sì, ma diciamo che chiamiamo strisciabi quello Sì. che è comunque quello di strada, no? Comunque il discorso è che non si studia il folklore in Italia, il folklore non si studia, oppure se si studia nelle sue forme più stilizzate. Mi sta bene fare lo stile Reda, per carità, però secondo me... Se uno vuole veramente approfondire, deve farsi un viaggetto. Eh sì, per forza. Perché comunque, cioè, già solo per riconoscere l'energia di quella danza, adesso parliamo sempre del l'energia. Saidi, visto che io sono lì, cioè, se tu sei lì, L'energia del Saidi, sì, se tu infatti. sei lì, senti il mismar che ti strilla nell'orecchio, che quasi ti scoppia l'orecchio, deve essere così, capito? E tu sei lì in mezzo, senti, che ne so, l'altro che passa con l'incenso, poi ognuno che si mette a ballare è tutta un'altra energia e poi da lì capisci com'è proprio l'energia stessa del Saidi Esatto. perché poi anche se c'è una festa l'uomo balla in modo diverso con o senza bastone che non c'entra di no niente col tartì, mentre Esatto. Reda ha preso quasi tutto dal tartì e l'ha stilizzato in una specie di danza. Sì, ma infatti l'ha stilizzato, ma ha stilizzato addirittura, ha costruito la musica, ha Sì. preso il mismar, ha preso il tabla baladi, ha preso tutti quegli strumenti, però li ha stilizzati, li ha strutturati. Io dico sempre che da una cosa che era così casuale, lui ha preso e ha creato proprio una struttura, cioè Sì. una struttura proprio a sé sulla quale... la gente pensa che sia quello il tatib e che sia quello comunque la tradizione, eccetera, eccetera. Invece in realtà Sì, beh, lui l'ha fatto in modo comunque la sua intenzione era che la gente di quella risponderlo. regione riconoscesse la loro danza, comunque in Esatto. quella stilizzazione, no? In Esatto. effetti, tutti che poi lo guardano, ma magari dicono: ah sì, questo è il nostro Saidi, o ah sì, questa è la nostra danza, che ne so, è Scanderani o Fellahi, no? Che comunque cioè, lui rappresenta il modo, diciamo, bello di come la gente si vuole vedere. Cioè, Ah, sì, lui diciamo crea che... praticamente l'egiziano, la fantasia dell'egiziano, come lui si vede, magari col bel vestito, che forse non ha perché non ha i soldi per comprarsi un bel vestito, mentre sul palco lui crea il bel vestito con i bei colori, e loro si rivedono in quella stilizzazione lì. Certo. No, E infatti questo è questo. vuol dire che una base c'è, la base del movimento c'è. Sia nel Sicuramente è la senso base, sì. originario che quello di Reda. E io credo Lui che la cosa più sì. triste è che in realtà in tutto l'Occidente, quando si studia danza orientale, manca questa base, manca completamente lo studio della base folcloristica, che è Sì. proprio la base della danza. Infatti manca, ma non solo del folklore, anche manca per quello che riguarda le danzatrici. Il concetto del baladi, cioè come danzare una sarabaladi, cioè l'intensità di una sarabaladi. Ne parlavamo l'altra volta anche con Paola, che più una danzatrice è anziana, più riesce a esprimere la sua potenzialità, no? Ecco, più giovane è una danzatrice, meno riesce comunque a esprimere questa cosa. Perché? Nella Sarabaladi esiste un potenziale, diciamo, di emozioni, come dire, di sensazioni, di percorsi di vita che sono veramente fortissimi. Cioè la danzatrice lì esprime tantissime cose in una Sarabaladi. C'è un mondo all'interno di una Sarabaladi, un mondo, no?
dal Taksim alla Wadi, cioè tutti questi passaggi sono veramente. Quindi diciamo, non si conosce neanche quello, Stefania, forse ancora meno quello, perché purtroppo cos'è che è subentrato al giorno d'oggi? È subentrato, mi piace perché è carino, per carità, il ballad argentino, no? Che loro comunque hanno completamente stravolto. È carino, piace ai giovani, alle giovani danzatrici, piace, però Italiana. non è balladi, eh? Non è balladi, ecco. Perché l'essenziale, secondo me, per una danzatrice è riuscire ad andare alle radici dei movimenti. Cioè, è Certo, giusto e la corretto imparare il semplicità del movimento. movimento, Ma non solo la l'intensità. Margherita, significa anche ritmo, tocco il Maestra, segno domani ti faccio un balla di Gypsy. E e vediamo come funziona sto bala di perché non se ne può più. Io voglio studiare bala di Egiziano, bala di argentino, lasciamola all'Argentina. sì, Se ma io ho quello detto che non solo possiamo è. condannare i giovanissimi perché piace l'argentino. Dai, diamogli la libertà Allora diamo la colpa a chi ha fatto questo argentino, visto che No, sono vive, che io ascolta. me ne frego. Ascoltami. Ecco. Allora, tieni presente questi popoli che sono emigrati in Sud America, alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Si sono incontrati con una cultura completamente diversa di quella del gaucho, molto solare, molto, non c'è la malinconia, lo struggente del balladi, capito? Non lo conoscono, non sanno che cos'è quella roba lì, hai capito? Quindi non sanno cos'è l'animo del balladi. Quindi l'hanno completamente stravolta. Il primo è stato Kirlis, perché lui. Margherita, perché dite che il baladi è struggente, che è malinconico? Ma chi me l'ha detto? Ma no, ma ascolta, una parte, dopo si No, esce. è un'interpretazione occidentale. Va bene. Scusami, danzare è bellissimo, è felicità, è femminilità. Io quando vedo certe donne italiane che ballano il baladi tutte prese così, mi sembrano il Black and Decker. Non è la danza egiziana, non è baladi egiziano, ragazzi. Sì. No, non vi voglio far ridere, no, No, no. ma ascolta, ma io sto parlando dell'Asra Baladi, cioè su un Lascia taksim andare. non puoi metterti non puoi essere Ma non è gioiosa e La malinconia come intesa in allegra. Occidente. Ma Lascia la no, balla, no, quello no. di 10, no? Giusto? 10 strumenti, 10 fasi di È ballo. un modo introspettivo di vivere lo strumento, di viverlo proprio da dentro. Ma lo strumento Ecco. sei tu. Quando tu balli il baladi, sei tu lo strumento. Sì, ma Per infatti, cui non ma puoi, dico. se tu ti stai suonando, esprimi il tuo amore, la tua sensualità, la tua femminilità. Se sei struggente, hai sbagliato sesso. Capito che voglio Ma dire? non sono d'accordo perché la tua No! personalità è fatta di tanti aspetti emotivi. La tua interpretazione da sudamericana. Brava. Scusami. Scusami. Simona, non so che cosa ne pensi tu, però un'egiziana che balla il baladi non lo balla mai No, struggente. ma a parte che non è mai niente struggente, ma neanche i grandi classici, quando vedi i nostri che fanno. Cioè, mai visto un'egiziana Mai! che fa così, capito? No, ma manco una marocchina, una tunisiana o una No, libanese. no, Sono tutte no. interpretazioni occidentali che non Sì. hanno niente a che Ma vedere. Paola, l'interpretazione chiaramente è occidentale, perché comunque, diciamo, l'occidentale, tra virgolette, non ha la gestualità e l'espressività egiziana, non la Ma no, ma non conosce. Come capisce può nemmeno farla? il finale della canzone di Umm Kulthum e Sì, il modo di appunto. vivere quel sentimento di amore combattuto. Io te guardo dalla finestra, tu mi guardi dalla finestra, io sto le ore a aspettare che da dietro le persiane scende la luce perché so che mi stai guardando. Noi lo vediamo come una cosa tragica, Sì, perché esatto. tu stai Loro no, cioè per scendendo. loro è E io diverso. no, è un sentimento d'amore puro. Sì. Come da noi possono essere gli ormoni a palla a 15 anni, capito? Non mi viene un modo più raffinato di dirlo. Però poi
mettere il nostro modo di vivere la vita condizionato dalla nostra religione, condizionato dalla libertà, condizionato dalla cultura, condizionato dai diritti delle donne, condizionato dai diritti d'essere, e con questo modo voler interpretare la loro musica viene fatta una marea di cavolate. Per questo poi gli arabi prendono in giro le ballerine straniere, però devono avere le ballerine straniere, perché se no non sono per bene se si portano l'araba che balla alla festa, al matrimonio, capito? Allora, io quando dico che le ballerine, le danzatrici dovrebbero cercare di andare alle radici del folklore, intendo proprio alle radici del movimento, cioè capire come sono questi movimenti, come si fanno questi passi. Hai perfettamente ragione, sì, Stefania, ma prima di capire il movimento bisogna capire la lingua, la cultura, il modo di vivere e soprattutto non giudicarlo, entrarci dentro. Loro vanno in giro tutte vestite. Ci devi provare, devi capire, devi sentirti come loro. Solo al momento che tu ti potrai sentire come loro, potrai minimamente cominciare a immaginare, se impari la loro danza e la loro musica, di riuscire a saperla interpretare. Altrimenti è come fare zumba. Scusatemi. Sì, non bisogna avvicinarsi alla danza orientale come ci si avvicina alla zumba, su quello siamo tutti d'accordo, penso. No, non è dispregiativo verso la zumba. No, non è dispregiativo, è che sono due cose diverse, cioè non sarebbe utile e non ti porta da nessuna parte, diciamo, se avvicini alla danza orientale con una mentalità che non è quella giusta. Guarda, io dopo 26 anni non riesco a capire ancora fino in fondo certi sentimenti di struggimento d'amore. Dopo 26 anni, capito? Perché comunque non appartengono a me, con tutto che io sono meridionale d'origine per metà famiglia. Per metà no. Però per metà sì, per cui mio padre è più beduino della famiglia di mio marito, no? Però nonostante questo, nonostante io vedo la famiglia di mio padre, il modo di aggregarsi tra loro dei siciliani, che loro sono loro e l'altro sono il mondo esterno, molto simile agli egiziani, molto simile in tante cose, però comunque si vive in un modo completamente diverso i sentimenti di amore. Noi siamo cresciute nella libertà, noi non possiamo capire il palpito di cuore di una ragazza che sta dietro una finestra, che non vede l'ora che il fratello gira lo sguardo per guardare se quell'altro gli si è illuminata la serranda, se quella piagne pure, perché è un attimo di felicità per lei, eh? Quello è un attimo di felicità che ha rubato. Bravissima, se no te suicidi, se quell'unico attimo di felicità lo vivi in modo struggente e lo interpreti. Invece all'incontrario, sì. Faccio una domanda a Paola e a Simona. Simona e Paola, come lo sharky vero in Egitto? Bella domanda. Siccome cioè, non si può spiegare, lo devi andare a vedere. No, perché non lo so, sono un po' confusa tra le ballerine europee e le ballerine del posto, che io di solito a volte dico, ma qual è che fa sharky vero, quella o questa? Quelle, quanti giri ha fatto, scene passé, cioè tutte queste cose qua, io mi vado, cioè, proprio in tilt. È una domanda difficile, Mariana. Perché? Ma lì non si balla i sciarchi, scusate. Sì, certo. Ma un matrimonio, mica ballano sempre quelle musiche. Russa, se balla l'egiziana di origine europea, se balla quella di Alessandria, che sono un po' più spigliate, esatto. Se quella del Cairo, se balla quella ballerina Shabby, un po' basica, un po' poveraccia, per cui un po' volgarotta, se balla quella di campagna, cambia tutto. Cioè, lo vedi anche lì, no? Se una ha studiato, se ha fatto, diciamo, il fai da te, o se ha studiato, cioè io una volta ero in quel famoso posto Shabby dove c'era le mie famose ballerine, c'era una serata, c'erano tre, e da una proprio lo vedevi che questa ha studiato con qualcuno, cioè c'era una differenza pazzesca tra lei e quelle prima.
Quindi si vede la differenza tra sì, la tecnica, ma si vede proprio il suo modo, diciamo, di come vive lo char, l'emotivo, di essere emozionata. Cioè, ma non esiste quell'emozione, cioè quell'emozionato che conosciamo noi, non esiste, direi quasi, cioè, come che la non sente esiste lei quella musica che è la sua, che io la mia musica appena sento la io ho una vibrazione pazzesca. Mariana non vede l'ora di finire la serata per prendere il caffè e andare a casa. Sì, da quasi tutte, non tutte, ma tante, sì. Ma anche no, ma hanno tutto un altro modo di interpretare anche, sai, tutte queste canzoni, appunto, che noi chiamiamo struggenti, la interpretano in tutto un altro modo. A parte che poi anche lì comunque è tutto ballato sulla musica dal vivo, musica da CD praticamente non esiste. Cioè, anche da noi è così. Da noi la musica, se la vuoi sentire e ti vuoi divertire, devi avere l'orchestra. Se no, non è matrimonio, non è battesimo, non è festa di fidanzamento, non è niente. Prima cosa che conta in una festa è proprio la miglior orchestra. Devi avere l'orchestra migliore. Non conta neanche il cibo, conta l'ospitalità e soprattutto la musica. La musica deve essere in primo piano. Le ballerine da noi non esistono. Adesso sì, forse sarà qualcuna, ma sarà presa, cioè, le labbra così, gli occhi che cadono, cioè, lasciamo perdere. Quella è tutta, diciamo, fatto di estetica, ma niente, quelle show. Ma da noi le ballerine sono molto pagate, molto pagate. Da noi la ballerina, se non viene pagata, è un disonore di quella festa, perché è una tradizione. Non, se non ha stipendio, deve essere pagata come musicisti, oltre il, che tu fai con loro un patto, tu mi devi suonare la canzone che piace a me, e là si fa la fila per fare la canzone, per dargli, per farti nell'onore, o vuoi fare una dedica per una persona che tu ti vuoi dichiarare e prendi quell'occasione, loro, cioè, devi pagare, ma lo paghi non perché sei obbligato, è proprio quest'usanza. E la ballerina, se viene pagata, non è disonore, ma è perché sa ballare. E spesso succede che quando loro chiamano qualche ballerina, le ragazze che sanno ballare da piccole, come noi di solito siamo brave, ci piace la danza, la cultura, se io vado a un matrimonio o a una festa e so ballare, io non ballo perché c'è la ballerina. Anche se io so ballare meglio di lei, io per rispetto non ballerò, perché poi la gente, sai che fa? Ti fa salire sul tavolo e devi ballare tu. È così, là funziona così, i matrimoni, le feste e tutto quanto. E poi più cambiano il repertorio e più sai le danze, cioè là esci con 10-15 mila euro, così. Perché là sono pazzi. È comunque una caratteristica anche comunque della danza di cabaret, quella di lanciare i soldi o addirittura metterli nel costume, no? Cioè, come funziona questa cosa di dare i soldi alla danzatrice? Ma i soldi si danno comunque anche ai musicisti, eh? Comunque i soldi si danno sempre, anche se non c'è la ballerina, se c'è la musica da vivo, i soldi si danno al musicista, della taheya. Che vuol dire saluto, no? Sì, che poi dai i soldi, dici al cantante o al Reis quello che c'è da dire, saluti tutta la gente che sta lì, e lui il microfono dice tutti i saluti, e questo poi comunque alla fine è la mancia per i musicisti. E infatti loro, cioè, se potessero scegliere, diciamo, se fossi giù con un mio gruppo, se loro hanno la scelta tra venire a suonare per noi e andare a una festa di matrimonio, scelgono il matrimonio. Perché guadagnano 5 volte tanto, perché da noi hanno, diciamo, il cachet fisso,
E mentre il matrimonio c'è comunque tutti che danno 100 pounds, 200 pounds, poi c'è quello che dà 200, l'altro deve dare 200 perché deve far vedere che è più ricco, che è più ganzo, che è più importante, e escono con una, con tanti più soldi, insomma. Ho notato anche questo. Il notatore che dice quanto paga Tizio e Caio, dice nome e cognome, non ha dato 200 pound, allora arrivo io, no, li do pure io. Certo. Sì, ho notato che è un segno di prestigio, chi dà più soldi si mette in mostra e fa vedere che... Adesso si fa al sud con la cravatta, che tagli la cravatta dello sposo e poi ognuno che prende il pezzetto di cravatta dà i soldi, no? Sì, sì. Giusto. Certo. Ecco. Vedi quante cose ci sono? Però da quello che raccontate voi, io mi ci trovo a casa. Quando è che io vieni, sì. Mariana? Quando vieni? Oh, sì, molto spiegato. Io partirei domani. Dai, l'anno prossimo, aprile si va. Andiamo a aprile, dall'1 al 9 di aprile. Tutti al Mulit. Oh, esatto. Sì. Troppo presto aprile, ragazzi. È troppo. Vediamo. No. La sanità egiziana non funziona, è stupido mettersi in pericolo. Incrociamo le dita. Ma che incroci le dita? Le epidemie durano 2 anni. No, ma io per il volo, me ne frega niente. Ascoltiamo anche Paola, effettivamente. A Luxor, quando, prima che arrivi a Roma, a Milano, a Bolzano, sai quanto è di volo l'aereo? Non è che sta aspettare te per portarti di corsa al reparto di malattia. Ma io passo sempre da Monaco, sai? Dai, non è proprio il momento di muoversi. Ma aprile, speriamo, entro aprile, io spero che si cambia qualcosa. Consiglio, non investire su questo. Beh, intanto io ci spero, poi vedremo. Va bene, inshallah. Inshallah. La speranza è l'ultima a morire, Paoletta. Io che sono depressa e che Roma in questo momento è strapiena, abbiamo tutti gli ospedali pieni, abbiamo lo so, e per fortuna ancora tiene, non so io adesso dopo 15-20 giorni che è aperta la scuola, hanno fatto le lezioni, come staremo qui se continuano a aumentare i casi, sono costrette a chiudere perché non abbiamo più i letti in ospedale, per cui andarmi a vedere un Mulid dove gli egiziani ti toccano, ti baciano, ti cosano, ti vengono addosso in un periodo di malattia infettiva. No, non ti viene addosso nessuno. No, dai, su, non dire cavolate. Ma a noi no, figurati. Cioè io li tengo tutti lontano. Devi prendere l'autobus, i microbus. No, ma abbiamo il nostro bus privato, figurati. Le tute mascherate, dai, su, la sanità egiziana ti fanno morire pure con raffreddore. Vabbè, quello si sa, quello è normale. Per me ti voglio campare ancora. Quello è normale, se c'è un raffreddore prendi 5 antibiotici, altre 10 pasticche ti danno. Non lo so se giù è così, ma Alessandra... Ancora non compri la scatola intera di Augmentin, vendono a pasticche. Sì, puoi comprare a blister se vuoi, non devi comprare la scatola intera o pasticche. Sì, sì. Vuoi. Sì, sì. E in più è tutto privato, la sanità. È privato? Okay. Non esiste sanità pubblica. Tutto a pagamento. No, giusto. Ragazze... Come no? Ragazze, cosa non abbiamo trattato? Cosa non abbiamo detto? Perché avevamo detto che dovevamo parlare... ditemi voi, cos'è che abbiamo saltato, che cosa non abbiamo detto? Non so. Ma io, Margherita, leggevo nel tuo libro Le danze e quelle beduine qua, no? E, sì. Sinceramente non ho mai sentito questi termini, tipo... adesso non so come si legge, queste nuove danze qua, non le avevo mai sentite. Allora, tutto quel materiale lì sulle danze beduine me l'ha dato Issa Munir, lui è comunque, ha studiato per diversi anni comunque le danze beduine,
Lui è stato direttore anche della Reda Troupe, però la cosa interessante di Esam Mounir, che mi piacerebbe comunque farlo venire perché comunque è un bravissimo insegnante di folklore, il fatto che comunque lui ha fatto una grande ricerca, mi ha dato anche delle musiche proprio indigene beduine, no? Che sono un po' inascoltabili perché veramente sono molto, molto forti. Però comunque lui si è immerso, diciamo, in questa cosa. E niente, delle danze beduine che sono sul libro, noi conosciamo il Siwa, che comunque l'ha portato in teatro Reda, stilizzato ovviamente, però non proprio tantissimo, perché secondo me ha mantenuto abbastanza. Ecco, conosciamo il Dabke in tutte le sue forme, in tutte le caratteristiche secondo i luoghi di provenienza. Allora, che cosa conosciamo anche? Conosciamo diverse forme. Prima si era parlato anche comunque della galla, che comunque ha un'origine beduina. È una danza che comunque adesso non so nemmeno se lo fanno ancora, cioè di corteggiamento in cui la ragazza si sceglie il marito, però non so se questo lo fanno ancora oppure se è rimasto puramente come forma di danza. E niente, cioè io ho voluto, infatti c'è scritto nelle note tutte le fonti da cui lui ha preso, da diversi studi fatti, e considero che tra i maestri che hanno fatto parte della Reda Troupe sia quello che più si è immerso comunque nel folklore, dal mio punto di vista, è Sam Mounir. Sam Mounir è stato il maestro di Wael, guardate. Well, Mansur. Sì, infatti Wael, quando io gli nominavo Sam Mounir, perché ho avuto diversi contatti, una volta è venuto a sentire da me, e mi ha sempre detto, ah, lui è il mio maestro. Sempre con grande ammirazione. Ecco, ed è un maestro, secondo me, molto valido, che prima Stefania ne parlava, diceva, chi potrebbe essere un buon maestro? Lui è un maestro abbastanza, diciamo, come dire, fedele a quello che potrebbe essere l'origine. E ad esempio, quando io l'ho visto insegnare i Saidi, sì. Si vede che comunque c'è la Reda Troupe dietro, però non proprio così tanto. Ha un'energia particolare lui nella sua interpretazione, che è molto più interessante di tanti altri. Ma comunque, tornando al Hagella, Sì? da dove viene la storia della futura sposa? Perché non è vero. Cioè, la Hagella è una danzatrice professionale, non è la futura Sì, sposa. però l'origine, così diceva dal racconto, è una danzatrice che comunque simula le movenze comunque di questo paperotto che è appunto la galla, no? Quindi le Sì, però la movenze. storia che è la cosa del per cercare marito non è vera, cioè la Hagala è proprio la ballerina Sì. professionista, non è la donna che sta lì che va alla ricerca dell'uomo, cioè Oddio. che tutti raccontano, ma che non è Vero, vero. hai ragione. Io non ho mai sentito. Hai ragione, non ho mai sentito io. Però Ma sta io di conosco fatto. tanti che lo raccontano, che dicono questo, che il Hagala è che la Hagala è la sposa che sta lì che balla davanti agli uomini e poi cerca l'uomo. Prima è capitato di leggere un Pensato. libro. Sì. Ma non è vero, no? La Hagala è una ballerina professionista che Sì, ma ingaggiano per... Sì. infatti Reda, quello che lui ha visto per la prima volta al fine degli anni 50, era la danzatrice, beh, professionista, tra virgolette, perché è una danzatrice di paese, cioè Sì, ma comunque praticamente. non una ragazza che non è la No, ballerina, perché assolutamente, sono beduine e non si una può. ballerina che poi nella tenda ha insegnato a Farida le movenze, perché poi gliele ha insegnate a Farida questa Sì, danzatrice. certo, infatti, perché non possono ballare davanti agli uomini, perché i beduini sono ancora Appunto perché sono più beduini. vigorosi, no? Di quelli che sono nei villaggi. Sì. Infatti, so anche dei beduini del Sinai, per esempio, che mi sembra le donne sposate hanno una cintura rossa, così che si riconosce che sono sposate, e che
l'uomo non può toccarla, cioè neanche darle la mano, non può toccarla in nessun modo, al di fuori che la donna, diciamo, gli dà un segno, magari toccando lui sulla spalla o sul braccio, che può darle la mano. Cioè è proprio vietatissimo incontrarsi tra uomini e donne, o quelle sposate con uomini e viceversa. Comunque la storia che la danzatrice rappresenta, la ragazza che si sceglie il marito, si capisce da, diciamo, dalla storia che racconta. Se poi c'è una storia inventata, quella che la galla fa, perché effettivamente lei fa questa cosa, anche in quel film di cui ti parlavo prima, lei getta il fazzoletto al ragazzo scelto, questo lo raccoglie, eccetera. Quindi ci sono le testimonianze di questa danza fatta in questo sì, modo. Sì, ma che non è la ragazza che deve sposarsi, perché si no, racconta no, sempre no, quello. No, è la danzatrice, no? È no, la appunto, danzatrice però che quello scrive che... questa storia. Sì, sì. Quindi... No, è una scenetta, è una scenetta che non si sa se comunque ha comunque un... Perché se veramente ci fosse questa storia di che si sceglie il marito, dovrebbe essere un regime matriarcale e non patriarcale. Perché dove la donna si sceglie il marito non è certamente in un regime patriarcale come quello beduino, che è molto, molto rigido, no? Ecco, quindi... Ecco, mo ci risiamo. Io ho letto che invece questa danza veniva fatta con tutto il gruppo degli uomini intorno, quasi in cerchio, intorno alla ballerina, e battevano le mani per tenere il ritmo. Sì, la ballerina, appunto, una ballerina professionista che ballava per farsi vedere, cioè faceva questa esibizione, questo spettacolo davanti a questo pubblico. Per certo, questo c'è la scena della ballerina che passa davanti alla fila degli uomini, ma non è per scegliersi il marito. Sì, no, ma comunque questa è la storia che racconta la danzatrice dei ballerini, sia i ballerini che battono le mani, ok, e che circondano la galla, sia la galla stessa che fa, diciamo, questo, simulano questa storia che probabilmente è un mito, è qualcosa di mito. Forse è stato un fraintendimento, forse è stato proprio un fraintendimento vedendo no, perché se tu guardi il film egiziano di cui io parlo, vedi che comunque la ragazza getta il fazzoletto davanti al ragazzo, lui lo raccoglie. Allora, sì, allora era una messa in scena, ma non era il sì, ma si parla di messa in scena, si parlano di messa in scena. Margherita, io ho fatto una danza, Gypsy, dove racconto l'allegria delle ragazze non sposate che fanno la festa alla sposa di fronte casa, è una tradizione. Dove si ballano con dei fazzoletti bianchi, dove i maschi vengono, non ballano insieme a loro, la sposa sta al centro e queste ragazze non sposate, diciamo damigelle o le amiche le più strette, fanno questa danza con il fazzoletto e al finale della danza lasciano il fazzoletto a terra per farsi raccogliere dal ragazzo che loro hanno già puntato. Ma infatti, secondo me, è questa cosa qua... Se il ragazzo raccoglie il fazzoletto, vuol dire che già, come si dice da noi, si quaglia. Sì, che l'ha puntato, insomma. Sì. Ecco, sì. Cioè, infatti, l'ho infatti fatto proprio. Secondo me, il discorso della galla è un discorso... E che probabilmente riprende una storia, un racconto, un qualcosa. È una tradizione, un'usanza. Sì, probabilmente quello. Però quello che si è visto, diciamo, nel Novecento è sicuramente una ballerina. È un gruppo di ballerini che comunque... Ah, quello non l'ho visto. Ecco, che è quello che comunque ha visto Reda quando è andato nel Matrub e ha visto questa cosa. Ecco. Bene. E poi, cioè, William, volevi chiedere qualcosa? No, eri curioso per quel discorso del beduino. Io ho riportato tutto di sana pianta, quello che mi aveva dato Sam Munir, poi gli avevo detto, dai, verrai a raccontarci, a spiegarci alcune cose dal momento in cui lui è andato, li ha studiati,
è andato alla ricerca. Comunque, parlando di folklore, no, bala, di queste cose qua, io adesso magari sono ancora giovanissimo e sto studiando tantissimo sui libri e con la danza mi ci approccio pochissimo al folklore proprio perché non so, diciamo, a chi affidarmi con lo studio, certo, più che altro, quindi... Per adesso, ecco, già che stasera mi avete detto bisogna andare direttamente sul posto, allora dico ok, e quando diciamo mi metto diciamo il gruzzoletto da parte, allora parto e vado a studiare direttamente folklore lì. Però anche lì, ecco, se qualcuno diciamo mi guida su quale zone, su dove andare, in quali scuole, ok, altrimenti non saprei proprio, certo, certo, a chi affidarmi. Allora, si può studiare comunque folklore anche nello stile Reda, per carità, già in Italia si può fare, perché comunque ci sono comunque degli insegnanti che lo fanno. Ad esempio, non so, Saad Ismail, poi c'è, penso anche dalle... C'è una mosca che mi gira intorno, che mi dà un fastidio. E, ad esempio ci sono quei due fratelli che hanno studiato con Zaza, Kamal, cioè sì, lui è bravissimo nello stile comunque Reda eccetera, e questi sono i primi approcci. Dopodiché andare sul posto significa comunque ad esempio se noi andiamo da Simone, che c'è, io ci vado, o prima o dopo ci vado, lo sa lei questo, formiamo un gruppetto e ci andiamo, allora ci sono le scuole dove si può imparare, soprattutto per te appunto, no? Cioè imparare a fare comunque il tip, come va fatto veramente, studiare la musica sul posto eccetera. E, che ne so, cioè, oppure andare nelle zone del Delta, nel Basso Egitto, e vedere, cioè, le tipo di danza che ci sono, lo Scandarani, cioè, sono tantissime le forme, sarebbe molto bello comunque prendere in considerazione quei periodi in cui ci sono le feste, cioè le feste folcloristiche, no? Per vedere queste cose. E per studiarlo, come dicevo io prima, che non so se c'eri tu, il discorso che per imparare bene il folklore bisogna veramente assorbire quello che è un senso della terra, il radicamento a terra, che è tipico del Saidi, cosa che a noi manca perché facciamo troppo sciarchi, quindi di conseguenza ci viene a mancare proprio la caratteristica fondamentale del folklore, che è appunto il radicamento a terra. E l'ideale sarebbe però, come diceva anche Paola e anche Simone, è l'aria che si respira lì sul posto, e quindi studiarlo direttamente sul posto riesci ad assorbire anche quelle emozioni che ti dà il tipo di danza, e quindi è molto, magari non sarà pulita come la danza stile Reda che noi potremmo studiare in Italia, però ci aiuterà tantissimo per liberarci di questa mancanza, diciamo, di legame con la terra, no? Che tipicamente comunque del folklore. Ecco. Margherita, manca tantissimo la spontaneità. Cioè, tanti pensiamo alla tecnica, non ci lasciamo mai trascinare da quello dalla che musica. Si trova in quel mondo della musica. E questo è importante, perché se tu non ti fai trascinare e non provi niente mentre balli, quindi io mi sento quasi che sono un robot meccanico. Io so fare quello, so fare quello. Era questo so che tendevo quello. Per Zumba, di non fare Zumba. Era quello che dicevo. No, perché vedo delle danze gypsy fatte qua in maniera, cioè, mi sembra che sto... a Milano, come si dice, sulla scala, a scala di Milano, ma stiamo scherzando, cioè io non dico niente perché dopo dice che rompo le scatole, che sono così, ognuno è libero di esprimersi,
però non è quello, non è quello, cioè non mi trasmetti quella, non mi ci porti, portami anche mentalmente lì, è molto importante se tu mi puoi portare anche mentalmente in un posto dove io non ci sono mai stata, ma mi fai sentire ciò che si prova lì. E questo non è facile a volte. Io quando torno a casa nel mio paese e sento una festa, e cioè io mi scordo tutto quello che so delle cose, cioè mi lascio andare, coinvolgere, dove ti tirano, dove tu senti veramente la festa. Io quando sto qui a ballare, e se non faccio per bene una cosa, già mi sento di imbarazzo, perché quella fa un char, fa un pirouette, fa una cosa che io se lo faccio mi sputtano. Invece allora, guarda, io libera, me ne frega niente di quella cosa, io voglio sentirmi addosso tutto, perché se devo pensare che non faccio bene quel giro, o se lo faccio, oddio, lo shampoo, io li evito proprio, cioè no, neanche li voglio più comunque, vedere. Comunque, allora ti capisco perfettamente il discorso, anche perché comunque io mi sono avvicinata alla danza araba, nelle feste, come vi dicevo, nelle feste arabe a Bologna alla fine degli anni Ottanta, perché erano tantissimi ragazzi comunque. E come ti sei sentita? Ah, da Dio, perché mi sembrava di essere a casa, cioè nel senso che... Ma vai adesso a fare una festa dove sono tutte sulle punte, relevé, pigliette, no, beh, te, io, cioè io me ne vado. Io sono nata col folklore, cioè lo sciopero è venuto dopo, cioè non assolutamente, anche se comunque... avevo studiato classica, moderna, eccetera, però avevo disgiunto completamente agli inizi, quando io ho detto io questa danza la voglio fare questa danza, però intendevo il folklore, nel vero senso della parola. Quindi per me il radicamento che ha il folklore è questa la danza orientale per me, e ce l'ho anche nello sharky questa cosa, io personalmente, cosa che mia figlia è completamente diversa da me. Siamo due cose completamente diverse, perché lei Margherita, ha un senso diverso. Ultimamente sharky io non lo capisco più in Italia. Che cosa vuol dire quel giramento di capelli che mi sembra eliche? Cioè, non ho capito. Ma se ti viene lo fai, ma ascolta. È un ma allora mi lascio i capelli apposta? C'è i capelli lunghi, devo fare la diva che c'è i capelli lunghi, per quale ragione? Cioè, c'è un criterio. No, ascolta. C'è tanta esagerazione sul discorso del giro di capelli. Ecco, e tante volte si mette la rotazione della testa dove non c'entra niente, perché è la musica sapere. Che ti dice fai quel movimento, cioè capito? E quindi mettiamo il movimento nel posto giusto, ascoltiamo la musica, lasciamo che la musica si esprima attraverso il nostro. E sarà la musica che ci dice cosa dobbiamo fare, secondo me. Ma io me. Li vedo talmente brave, alcune ballerine veramente che sono brave, dove fanno questo movimento, questo tum, cioè, io a me fa male la testa. Sono brave? Io non direi tanto brave, cioè, no, perché sono a volte esagerano un po' troppo. Ah, ecco, quello. Ma non perché io li voglio, non capisco. Perché se vedo che tu sei una brava ballerina, c'hai un nome, e giustamente so che hai lavorato, so che hai studiato, e io dopo non mi confondo. Dopo giustamente, non perché tu mi fermi, perché giustamente non farò mai ciò che fai tu, perché lo stile tuo, il tuo studio, il tuo percorso, ti piace così, fai pure zumba, non me ne frega secondo niente. Secondo me è sbagliato dire io non riuscirò a fare quello che fa quella lì. Ognuno sente quello che deve fare. Secondo me l'interpretazione anche della danza, cioè della danza araba, e non so come la pensa Simone o Paola, no, di questa cosa, o Stefania, però secondo me se c'è una danza che è veramente interpretativa secondo il nostro carattere è proprio questa, cioè esce il nostro modo di essere, no? Siete d'accordo di questa cosa?
A parte lo stile, dipende dallo sì, stile. Esce il modo di essere, ma all'interno dello stile, nel senso. All'interno, ovviamente. Cioè, all'interno se io guardo e per me non c'entra niente con la danza egiziana, il tuo stile può uscire quanto vuole, per me ecco, non è danza brava. Orientale. Certo. Deve essere nello stile, ovviamente, però essendo nello stile, ogni danzatrice darà certo. una sua interpretazione. E quante volte noi vediamo le danzatrici che sono tutte uguali? Sono delle coppie delle loro maestre. Questa è una cosa orrenda. Cioè, vedere, cioè, io anche ai miei percorsi accademici, io incomincio, non dico subito, per carità, prima gli do le coreografie, di renderle autonome. Quando arrivano all'ultimo livello, si devono far loro le coreografie. Io gli spiego come interpretare quella musica, gliela faccio ascoltare centinaia di volte quella musica e dopo dovranno essere loro che all'interno di quello stile dovranno danzarla e mi devono analizzare la musica, che ritmi ci sono dentro, che strumenti ci sono dentro, cosa, come la devono interpretare, se hanno strumenti, come li useranno gli strumenti, ma se devono fare una mazza così a tirar fuori il loro modo di esprimersi, perché è inutile che facciano delle coppie di quello che potrebbe essere la loro maestra. E se ne vedono tanti così, purtroppo, eh? Cioè, si vedono delle allieve che dico, ah, quella lì è l'allieva di. È una cosa orrenda, questa cosa qua. No? Sì, è orrenda, però non voglio essere cattiva, però sto zitta, va. No, non posso dirlo. Allora, è più facile per una maestra, ad esempio, fare le coreografie di sana pianta, perché si fa prima, che non cercare di far crescere la propria allieva nella sua personalità. Secondo me è molto più difficile. Sì, ma quello è anche un lavoro dell'allieva stessa, perché quanti vedi sì. dove capisci subito che comunque non conoscono la musica. E buttano sulla musica egiziana dei movimenti. Ma prima bisogna insegnarli come leggere sì, la musica, certo. studiare sì, i ritmi, devono studiare la melodia, devono capire le variazioni, cioè e poi come strutturare i loro movimenti, dove cambiare, perché tante volte cambiano in modo sbagliato i passi, nei momenti meno adatti, no? Sì. Oppure fanno cose che non c'entrano niente. Questo soprattutto nel racconto. Sì, appunto. Perché okay. comunque la musica egiziana già ti dice il movimento. Cioè ci sono certi, diciamo, frasi dove tu puoi mettere solo quel movimento o due certo, altri. E certo. se mi metti uno che non c'entra niente, ho capito che non ha capito niente. Come quelle che nel momento in cui in una mise en scène salta fuori un ritmo zar, sì. no? E fanno una cosa che non c'entra niente. E fai i capelli lì, cavolo, perché lì lo devi fare, o no? Cioè, siamo d'accordo su questa cosa? Cioè, ecco. Però se non conoscono la musica, se no, e devono studiarla la musica va studiata, non c'entra niente. Certo, ma bisogna ascoltarla anche così. Ascoltarla. Per riconoscere. Perché se hai la capacità di studiare e suonare il darbuka ancora meglio, ok? Certo, sì, sì. Ah. E quindi... No, per quello dicevo che vedevo certi capelli... E la musica che ti dice quando usare i capelli? Sì, ma non c'entrava niente. Allora quello. Vuol dire che non ha capito una mazza. Allora, come se mi invita a fare workshop, che dico? Che dico? Hai capito perché non voglio essere cattiva adesso? Sì. Comunque, un'altra cosa, non è solo il ritmo, i ritmi che devono essere studiati. La melodia, io mi sono resa conto che c'è una mancanza di conoscenza della melodia, degli strumenti melodici, che è allucinante. Cioè, qua ci sono delle danzatrici che mi tagliano il taksim. Perché vogliono tutte le cose esattamente. La cosa più bella. Calma. La cosa più bella è il taxi. Ma infatti, e non si capisce come fare. Allora, la danzatrice deve fare il movimento come gli dice la musica. So, ecco, quante sono quelle che lo fanno veramente come devono essere fatti? E poi, un taksim baladi e un taksim all'interno di un pezzo Rakshaki sono due cose completamente diverse. Sì, certo. No?
Ma dipende anche da dare dagli... queste braccia allucinanti, cioè, in un baladi, no? Deve no. essere più... Vabbè, quello, Margherita, io ho notato tanto, ma perché sono appassionata. Tanto sono appassionata e quando studi con i maestri che ti dicono, l'ultimo che mi è rimasto impresso è stato Fifi Abdu. Quando lei non ci ha spiegato, perché io l'inglese non lo capivo quando parlavo. No, ma lei lo spiega proprio. Ecco. Infatti volevo dire, cosa sì. ha spiegato, da no. quando? Sai che cosa ha spiegato? Ha spiegato esatto. ballando. Gira, guarda, facendo, se la segui. Ha spiegato per me, come ha spiegato lei, non lo so come, ma io l'ho capita così, quando c'era il ritmo, quando c'era il passaggio, lei spiegava, come lei dice, tacca sim, ti ricordi come fa lei? Ma infatti lì è stata bravissima lei a fare così i passaggi. Tu dici, sì, da un passaggio all'altro, lei ti faceva capire prima. Sì, perché dava molta enfasi ai passaggi, sì, non ricordo. Sì, sì, e fa. Quella cosa, vabbè, un conto quando vedi, lo senti, ci sei dentro. È un conto quando tu devi farlo, perché lei lo sente a modo suo e sicuramente io lo sentirò a modo mio. Ma a parte comunque che loro già sentono tutto a modo appunto. Diverso, perché loro ballano solo con la musica dal vivo. Lei non fa come si fa nell'Occidente, che tu sì. segui ogni piccola frasetta, sì, ci sì. metti su un milione di movimenti. No, è l'orchestra che guida, e un tempo guida la ballerina e poi un tempo sì. vanno insieme. Ma non, lei non va lì a passeggio sul palco. Alco come una pazza, segue tutte le frasi e tutti i doom e tutti i tac, cioè è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. Sì, penso di sì, perché come ho detto, e si nota quando sei dentro dal vivo è un conto, ma quando... Sì. Ovviamente la musica dal vivo è tutto un altro discorso. Sì. Lavorare con i CD è veramente... quando si insegna, ad esempio, se io insegno ad esempio i ritmi o la musica, eccetera, è veramente molto difficile. Io cerco di fare in modo, soprattutto la melodia, anche se magari non sono egiziani, però ad esempio c'è Maki, che lui suona il kanun e l'ud, io lo chiamo sempre se devo spiegare la melodia o se devo spiegare il taksim, perché sennò altrimenti non riesco io a interpretare, quindi trasmettere quello che posso sentire io o come lo analizzo, perché infatti io non spiego come farlo, spiego sì, rallentamento del movimento, le pause che rimangono sospese, eccetera, eccetera, però non è che ti dico tu devi fare il taksim così, perché se c'è una cosa che è veramente personale al massimo è quello, no? Quindi ognuna deve sentirlo come... Ecco, però... Ecco, io la melodia ho bisogno della musica dal vivo, veramente, perché sennò faccio molta fatica. Mentre i ritmi, dai, ce la fai anche comunque a farlo sì. anche se da bocca, però comunque la melodia sì, no. Sì, sì, no, le melodie, comunque anche quando si balla su un strumento solo, ci sono alcune note che a volte tocca con la vibrazione, non lo so, l'emozione ti fa piangere e tu non riesci perché c'hai un nodo alla gola. E quello sicuramente dipende dalla musica o dallo strumento che tu provi quelle emozioni. Una sera mi è capitato di ballare con un'orchestra dal vivo, e araba, facevo uno spettacolo questi paesi vicino all'Aquila, dopo Sulmona, e noi siamo andati con le nostre musiche, no? Ci è capitato questa orchestra lì e io ero alle prime armi, cioè io non sapevo che vuol dire rullo di chiusura, quello, io non sapevo niente. Io mi sono buttata e basta. Mi guarda il percussionista e dice, tu vieni qua un attimo, tu sa ballare?
non lo so, detto, tu se suoni io ballo, l'ho fatto, perché se no non ci capivamo, no? E ho detto, tu fa una cosa, quando io guardo te, tu dici me, no, così. Ho detto, ma mentre ballo, no, tu guardi me, fai occhietto. Che deve finire, è stato troppo bello. E io mi sono buttata, cioè non capivo quello, cioè a quei tempi io non capivo che vuol dire ballare dal vivo con orchestra araba, ma io mi sono divertita senza tener conto che quello mi conosce, non mi conosce, perché mi sono sentita come a casa nel mio paese, là è così, io faccio così. Certo. No, comunque veramente c'è un abisso tra la musica dal vivo e non dal vivo. Sì, cambia tutto. E può succedere addirittura, a me è successo in una festa in cui c'erano comunque un gruppo berbero che suonava della musica berbera, che è tremenda, è velocissima, no? Però veramente le emozioni che ti dà, comunque magari era una musica completamente diversa da quella che ero abituata io a sentire, che veramente erano un fascino incredibile questa cosa. Un'altra occasione ho sentito ad esempio un percussionista di musica indiana che suona il tabla, quello che sapete che ha ecco, anche lì, cioè la musica dal vivo ha il suo fascino in tutte le culture effettivamente, e se una persona sente, comunque ama la danza, tu riesci comunque a interpretare e a trasmettere veramente, cioè la musica riesce a trasmetterti comunque delle cose particolari, sicuramente. Anche se all'inizio non riesci a capire che brano è, ma piano piano... magari non fa parte delle musiche che conosci. Cioè, che non conosci, perché succede, e spesso, specialmente se sei alle prime armi, che non conosci tutte le musiche, dopo un certo punto tu dici, ah, ma prima è fatto così, dopo così, poi i loro brani durano 10 minuti. Io ho detto, anche ma 20. Questi mi vuole morta a me. Io facevo segno e quelli ridevano, Maria, e tu non hai capito che... No, perché non mi avete avvisato? E poi perché io non lo sapevo. E quello ridevano, perché io resistevo. Sono tremendi i musicisti. I musicisti egiziani in modo particolare sono veramente a volte bastardi. Cioè, nel senso ecco. Che se l'orchestra non appartiene alla danzatrice, tipo, non so... Oh. O se non sopporta la danzatrice. Cioè, loro sono di una cattiveria allucinante. Ad esempio, magari ti tengono il finale, no? In un modo... lì bisogna prendere in mano la situazione, ti devi imporre, perché... E guarda che se tu ti imponi con l'orchestra, loro capiscono, cioè, veramente. Bisogna, cioè, veramente essere duri. Bisogna proprio... perché sennò ti fanno morire, e quindi... No, è una cosa difficile. Non c'è bisogno di imporsi se tu conosci di più quello che è il loro sentire, percepire e vivere, e loro lo ritrovano. Poi se conosci i segni, quando se vedono, se si crea feeling con loro. No, non è un discorso di feeling, no. Si sentono rappresentati dalla persona. Certo. Nella loro cultura danno rispetto, se non si sentono si scatenano dinamiche che ti prendono in giro, ti mettono in mezzo, ti fanno stare con la lingua di fuori. Paola, ma anche se non ti sopporto, cioè io ho visto giù a Luxor, a volte c'erano delle ballerine che cioè loro non la sopportavano, gli stava antipatica, non si capiva, cioè proprio anche lì, cioè il percussionista la ignorava, lei faceva tipo gli accenti e lui guardava non so dove, comunque faceva quel cavolo che vuole, no? Cioè, sì. No, ma ci sono dei modi per chiamare l'attenzione del percussionista. Beh, certo, ma se lui non ti sopporta, se lui ti odia, se tu a lui sei antipatica, uguale, tu puoi importi quanto vuoi, cioè non ti caga proprio, cioè assolutamente. Peggio sarà. Sì, infatti. Cioè, io ho visto di tutti i colori. Devo dire che sono morta di stanchezza. Io, scusatemi. Dai, no, ma sono già le 12:50. Infatti,
Ma no, voi se volete continuare, continuate. No, ma infatti... No, anch'io. L'università dalla mezza di mattina... Non mi sembra che ci sia altro da dire. Cioè, se... Domattina devo tornare all'università, io non ce la faccio, se no. Allora, ascoltate, io registro questo qua a YouTube. Se volete dire delle cose o domandare delle cose, ci scrivete sotto. Io lo pubblico sempre sul gruppo lì, ok? E quindi... basta dirlo, insomma, anche perché comunque anche Stefania la volta precedente mi diceva per me il Rakshaki è una cosa differente, però lei non mi ha più risposto dopo, quindi magari ditemi, cioè nel senso è giusto anche parlare, perché comunque si può discutere, insomma, di questa cosa, no? Scusate, a volte ci sarebbe proprio tanto. Grazie, allora vi saluto, va bene? Scusatemi. E sì. ci vediamo, non lo so, adesso vediamo che cosa è. Alla prossima. Alla prossima, grazie ragazzi. Voi date i temi intanto. Ciao William, Stefania, Simone. Ciao, statemi bene tutte, tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, arrivederci.